Buonasera, Buonasera. bentornati. Buonasera. Oggi abbiamo una nuova partita bellissima di nuovo con il nostro bellissimo Mac, con il nostro suo bellissimo Mac, che questa volta appunto andrà a rubare la nostra tecnologia Necron, Sì, su perché questa cosa. esatto, sempre quello siamo, perché da oggi useremo il Codex Necron con tutti i suoi nuovi trucchetti mistici magheggi. Infatti useremo, piccolo spoiler, il distaccamento del monolito col suo teletrasporto. Speriamo vada bene, perché l'altro giorno non è andato bene. Detto questo, la nostra regia ha qualcosa da dire? Ma buonasera a tutti, oggi vi informiamo che abbiamo fatto un ottimo update enorme alle ricompense spettatore, infatti abbiamo settato un punteggio più basso, potete dichiarare oltre alla solita WAG altre cose, come potete scegliere la crociata per le prossime partite, ovvero decidere voi proporre i prossimi incontri. E potete inoltre richiedere un primo piano modello specifico, richiedere dettagli della lista, come perché hai scelto quel modello? Inoltre abbiamo due nuovi adesivi in chat, sbloccabili a tutti anche dai non subati. E infine abbiamo anche un animato, guarda, l'ha sbloccato poco fa Twitch, quindi abbiamo anche un animato. Infine vi ricordiamo che ci fa sempre piacere se mettete un like in caso guardiate da YouTube, una sottoscrizione al canale, quindi iscrivetevi al canale YouTube. Inviate i vostri amici questo video perché noi siamo tanto simpatici e gentili e Giovanni fa molto fair play, esatto. Detto questo, lascerei parola ai nostri giocatori per il nostro sponsor. Eccoci, Lo facciamo rivedere anche lo facciamo lui. rivedere anche quello Mechanicus che ruba quello vecchio. Che praticamente, sì, ne ringraziamo il negozio di Fantasylandia per averci dato questi bellissimi codex e che ci permettono di fare partite di alto livello bello. Se vi interessano modelli di Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy, colori, giochi da tavolo, fumetti, manga, li trovate in via 30 ottobre a Trieste. Mi raccomando, passate da loro, fate un saluto e dite che li abbiamo mandati noi. Detto questo, possiamo passare alle liste. Anzi, prima delle liste, la missione di oggi. Giusto. La missione della settimana è la O dello schema GW, ovvero schieramento obliquo, come potete vedere probabilmente dalla telecamera in alto o dall'infoscreen che è apparso in questo momento. Quindi obliquo lati corti, regola di missione pioggiolina fredda, quindi nessuna regola di missione, e missione primaria Vital Grounds. Sostanzialmente dobbiamo tenere gli obiettivi nella zona di nessuno e Avanzare almeno un avanzare, pochino, avanzare, menare, zona di perché quello nessuno nella propria zona non conta molto. non conta molto, mentre invece quello della zona dell'avversario conta 6, che in realtà non è neanche tanto in più rispetto a quelli altri. Però bisogna È un avanzare, sostanzialmente incentivo. cattivi, aggressivi. Ed entrambi noi abbiamo deciso di usare le missioni tattiche. Yes. Missioni, cioè liste. Partiamo con le liste Di dei Necro? tiranni, sì. Allora, come abbiamo Quindi già detto difensori. prima, che saranno appunto i difensori che devono difendere i propri valori, abbiamo, come abbiamo già detto prima, distaccamento Hypercrypt Legion, ovvero Grey Knight, ma meglio. Quindi ogni turno, alla fine del turno dell'avversario, posso tirare su e mettere nelle serie strategiche fino a 3 mie unità, visto che stiamo giocando Strike Force. 4 perché uno dei miei modelli ha uno degli upgrade che permette appunto di aggiungerne uno extra, fin tanto che lui è sul campo di battaglia. Come unità abbiamo le sempreverdi, due archi apocalissi che tenteranno di farsi valere con la poca visuale che c'è, Mi stanno già mettendo paura comunque, non c'è esatto, problema. che grazie al codex sono arrivate a forza 18 il loro cannone principale, sempre meno 4-4 Io danni. ho sempre suscitato scalpore, io arrivando alle partite e dicendo il laser a neutroni del granchio c'ha forza 16, arriva adesso mi deve dire c'ha forza C'ha forza 18, poi sono 18, io che mio! rubo. Si chiama cannone apocalisse, si chiama. Sì, l'appoggio. Ma quanto hai senza tu 3 8? Ecco, temete.
Guarda, ci sarà lo stesso tipo di feeling, perché lui con quelle arche là, i castellani, i robottoni, mi riferisce al 2. Esatto, se non c'hai se non è il primo, strana, esatto, se non sono nei protocolli. Si autoferiscono al 2 queste arche, se esplodono si autoferiscono al 2. Ferisce al 3 un mai. Giusto, è giusto che sia. Anche prima del codex, quello. Sì, due arche apocalisse che tenteranno di fare qualcosa, speriamo bene. Un'unità di qua 20 guerrieri con Mietitore Gauss. Sta per dire 40 o 4? No, 44. 44 quindi sì, 20 guerrieri con Mietitore Gauss, quindi due, quello con due colpi in città minore, forza 4 nel fatto da forza 5, maledetti. Mi finisce il 3 comunque. colpi letali, cioè sì, colpi letali perché appunto sono Gauss, e sono seguiti da due personaggi, un Overlord con falce e globo della resurrezione, è un plasmante. Il globo della risurrezione è un'altra cosa che è cambiata in questo codex. Adesso non si attiva ad ogni fase di comando avversario attivando i suoi protocolli di rianimazione, bensì una volta per partita, alla fine di una fase, qualunque fase, si attivano i protocolli di quell'unità recuperando di 6 ferite al posto che di 3, qualunque fase appunto. E sì. Dopodiché abbiamo un'unità da 6 distruttori Scorpec, da corpo a corpo, ovviamente, seguiti da un loro Lord Scorpic e da due plasmaciti che servono per dare ferite devastanti, sperando che questi possano, facendo anche qualche magheggio con il modellone che introdurrò dopo, sperando che facciano qualcosa. Il pezzo grosso. E qui abbiamo invece sei distruttori Locust con Lord Locust con falce e globo della resurrezione. Anche questi saranno un buon supporto da tiro. Anche perché con il nuovo codex adesso binano i tiri per colpire di uno se sparano un'unità nemica più vicino, binano tutti i tiri per colpire se sparano un'unità su un obiettivo, che con i colpi letali al 6 che diventa al 5 grazie al loro lord, sicuramente possono fare male abbastanza cose. 5 scorticatori nascosti qua dietro, pronti a magheggiare. In Deep Strike invece, 2 unità da 5 necrocecchini, un distruttore Exmark, che è il mio generale, e il pezzo grosso da 90 di questa partita, di questa lista, il monolito, ovviamente. E come upgrade abbiamo il Lord Locust, che ha Deep Strike, e voi mi chiedete se ha Deep Strike, perché l'hai schierato sul campo? Perché sì. Che la domanda che gli ho fatto io. Esatto, se lo stanno chiedendo tutti in sala, perché se è un'unità Deep Strike può arrivare tramite Deep Strike, se è nelle sale strategiche. Il Lord, cioè l'Overlord invece, ha un upgrade che fa abbinare tiri per colpire di uno alla propria unità, tutti i tiri per colpire se è stata piazzata in questo turno, quindi avremo colpi letali al 5 binato. E il Lord Scorpec invece ha appunto l'upgrade che mi permette di cicciare sopra un'unità in più, e questa è la mia lista. Interessante. No, ho molta paura oggi, devo dire, no, perché ci sono tante cose... L'ho già beccato. Sì, però non da me. Allora, prendiamo subito occasione per continuare con la mia lista. La mia lista è semplice ed è simile a quella della settimana scorsa, se ci fosse qualcuno che ha già visto quella partita. E quindi, velocemente, abbiamo molto... Lo speriamo. Allora, molto velocemente, abbiamo 4 unità di fanteria, che sono 1, 2, 3, 4. Questa volta sono spartite in 2 unità di Rangers, che sono degli scout, e sono bravi a prendere gli obiettivi e farli tenere ai loro padroni meccanici, e 2 unità di Vanguard. E tutte quante hanno armi speciali, eccetera, eccetera, e una di queste unità avrà un tecnoprete al suo interno. Questo tecnoprete inoltre sarà munito di un enhancement che gli permette di avere antiveicolo al 4+ con tutte le sue armi. Potrebbe essere interessante per cercare di sparare un paio di quelle arche apocalittiche che ci sono là dietro. Noi ci speriamo. No, se spara a un monolito e fa entrare 3 colpi con Devastating Wound, non sarebbe male come possibilità. No. Proseguendo, abbiamo di altri personaggi, abbiamo l'onnipresente Cole, non è forte ma mi piace e quindi lo giochiamo, ha la sua bolla entro 6 pollici per fare i suoi magheggi, è difensiva, offensiva o anti-battleshock che non mi è mai servito. E, poi ci sono due ingegneri, uno qua e uno là, e
quell'ingegnere là 38. Ha un enhancement, quindi lo indichiamo così, ha un enhancement che gli permette di indicare nella fase di tiro dell'avversario un veicolo entro 12 pollici e fargli fare un test di disciplina. Se quello lo supera, avrà meno uno comunque a colpire con tutte le sue armi. Né, se lo fallisce, invece, non potrà proprio sparare. Esatto, la regola di Arrakel che me l'hanno buttato in legge. Sarebbe bello farlo entrare entro range di una di quelle arche avvocaliste, perché non farle sparare sarebbe interessante. Praticamente questo è il tecnoprete... Questo è il tecnoprete che ha infilato il tostapane... Lascio voi il resto della storia. Sì. Nell'acqua, nella vasca. Ma ci proverà queste cose. E comunque, anche i tuoi modelli, ovviamente. Non penso, ma non lo so. Una cosa interessante sarebbe comunque che far entrare il monolito vicino a lui non è un'ottima scelta, perché non farglielo sparare con tutti i suoi cannoni laser, o come si chiamano, potrebbe essere fastidioso. Quindi ha un'area deterrente, sì. Insomma. E loro riparano e danno feel no pain ai loro veicoli amici, ed questo è quello per cui sono creati. Come ultimo personaggio, qua dietro, dove non si vedrà probabilmente, tra i robottoni, i suoi amici, è il Datasmith, che oggi avrà il singolo enhancement per il quale secondo me vale la pena portare questo detachment, che non ho detto tra l'altro, e questo è il detachment cohort cybernetica. Dovrebbe essere tutto basato intorno a unità cult cybernetica, ma dato di fatto per ora nei codex, perché secondo me manca ancora qualcosa, ci sono solo i Castellan robottoni e il loro appunto personaggio. Quindi vabbè, il detachment non fa molto come regola sua, perché semplicemente dà a loro la regola di fazione, mentre questo enhancement che appunto stavo nominando è uno dei motivi per i quali secondo me comunque vale la pena di prenderlo. Questo enhancement mi permette di scegliere un'unità una volta al battle round entro 12 pollici, un veicolo che abbia fallito un save, e azzerare il danno che sta per prendere. E questo è chiaramente una cosa molto interessante, sia per Castellan sia per dei granchi che già sono difficili da tirare giù, così diventano estremamente fastidiosi. Secondo me ha tanto potenziale. Detto questo, i personaggi sono finiti, andiamo agli other data sheets, come si chiamano. Ci sono due granchi, come dicevamo, entrambi con laser e neutroni, sono antiveicolo, ma come dicevamo prima, l'antiveicolo di Giovanni è più forte, perché io ho forza 16 e lui ha forza 18, però quindi io sono 4 danni. Ah, io di 6 più 1. Esatto. Ma esatto. Quindi quanti spari tu? Io sparo di 6 più 1. Di 6 più 1. Come fanno la gara che ha il cannone più grosso? Esatto. Quanto costano quei cosi? 200 punti. Ok, vabbè, meno 60 punti più dei miei. però hanno anche un sacco di Gauss laterale, sì, giusto? 10 colpi in corto a 20. Ok, vabbè, cioè, insomma, non fanno schifo. Io ne sparo 12 in corto. Che fanno le tag hit? Io non faccio le tag hit. Punto, andiamo avanti, andiamo avanti. Blast. Finirò di lamentarmi. Esatto. Di chi ruba le cose a chi? Secondo me non ho bisogno. Cioè, no, ti devo rubare le cose, altrimenti come faccio a competere? Abbiamo, dicevamo, due granchi, un tacchino. Quando andiamo per animali, il tacchino è quello melee, quindi tenderà a arrivare in melee e a attaccare con la sua lancia. Purtroppo questa volta non ha contro nessun walker, la sua lancia anti-walker 2+, che è una cosa abbastanza strana, però non per c'è quelle due unità walker che esistono in questo gioco. Tutte le Dreadnought, tutte le sono Crysis, tutti walker. No, le Crysis sono walker, le Crysis. Esatto, io ne ho due di... Davvero, tutti i Knights sono cari. Interessante. Interessante. E infatti adesso, tra l'altro, quanto mi pare di capire, il meta, tra virgolette, di giocare Admech e giocare full tacchini, perché i tacchini non costano niente di punti, e se tu ti trovi contro in punti. Tralasciamo il discorso soldi, tralasciamo il discorso soldi, facciamo finta che abbiamo soldi limitati. E se io mi trovassi contro un esercito di Knights e avessi, come uno dovrebbe, 12 tacchini. 9 tacchini di quelli melee, sto parlando unicamente di quelli melee, esatto. La il giocatore Knight non sarebbe contento, probabilmente, perché sono comunque... Ma è il contrario. Sono unità abbastanza resistenti, si muovono un sacco, avanzano e caricano, attaccano con anti-walker al 2+, hanno sustain hits 2, tra l'altro. Penetrazione, però. Non gli basta, penetrazione meno 2, quindi va comunque invulnerabile.
E in corpo a corpo poi sì, sì, sì. Danno due ogni colpo e cioè non secondo sono me troppo sgravi, bisogna farlo. Si capisce del fatto perché la gente appunto dica ah, io gioco 27 tacchini, perché sono tre tacchini diversi, uno melee, uno ranged con il cannone e uno ranged col fucile a cecchino, e a quanto ho visto la gente dice bisogna giocare 27 di quelli. Io non so neanche come ci fai a farceli stare. Non so neanche come farceli stare, ma esatto. Sì. E tralasciamo i soldi, appunto. Che... Io non commento, esatto. Perché questi appunto sono, soprattutto quello con i fucili a cecchino, costa se non sbaglio 45 punti. E 45 punti è un vabbè, guarda, abbiamo finito. Scoprite guardando sul sito. Abbiamo finito. Quindi il tacchino l'abbiamo parlato. Ci sono tre cavalierini. Questi sono Cerberus Raiders. Loro scoutano, si muovono un sacco, si allontanano se qualcosa di pericoloso si avvicina, servono a far punti. E hanno Devastating Wounds, però, vabbè. Con dei fuciletti. E inoltre c'è un Disintegrator. Disintegrator con Ferrumite Cannon, serve per sparare ai veicoli e va bene così. Comunque ferirà il monolito al 5 che diventa il 4. No, 5 che resta al 5. Perché una volta la regola è diversa. Ha forza 12 e ha forza 12. Ha più 1 a colpire i veicoli. Una volta era più una ferire, se non sbaglio, ma comunque hanno, cioè, giustamente nel ferirebbe il monolito. Il gommone di ferro è stato nel fatto. Un poveretto. Ha un lanciarazzi, ha degli stabber, sì. Non sparerà il monolito perché non vale la pena, ma va bene così. Sì. Se lo trova l'accanto, forse. E infine, ultima unità, penso... Ah, no, mancano i caster, anche se no, pezzo forte. L'aereo, questo è uno Stratoraptor, e quindi è un caccia. Ha un cannone laser, due Phosphor Blaster, che sono antifanteria pesante, e due stabber, e ha più uno a colpire qualsiasi cosa non voli. Quindi la tua fanteria... In questa partita c'ho robe che non volano, esattamente. L'altra volta c'erano solo tipo un paio di walker... C'erano due, i due walker, giustamente. I walker e i personaggi. E infatti si è trasferito nella tua... Neanche. Si è trasferito nella tua backline e ha cominciato a sparare i personaggi. E infine ci sono i Castellan, che appunto sarò la mia parte preferita, spero di no, perché significa che moriranno subito. La strada della serata, nel senso che diventano una stella, fanno un buco nero e esplodono in mezzo al campo. E quei quattro Castellan costano 400 punti, quindi sono grossi. Iniziano in protocollo Aegis perché hanno cambiato la regola, quindi hanno resistenza 10 finché non cambia il protocollo. E possono cambiare questo protocollo per avere o più tiri più tiri in range o più tiri in melee. E basta. Hanno tutti quanti un pugno, un Phosphor Blaster da spalla e un Phosphor Blaster da braccio. Quindi tiro mediocre, melee in teoria grosso, perché forza 12, meno 2-3 danni. 5 attacchi l'uno se sono in. E mi dimentico sempre di fare Tank Shock, stavolta cercherò di fare Tank Shock. No, sto proprio con il suggerimento del giocatore di Knights. E direi che è tutto, quindi basta così. Tiriamo per vedere chi inizia. Tanto a me non è che cambi. Tu hai il primo turno. Io ho il primo turno e buona fortuna. Chi vinca migliore, non so se mi conviene, perché probabilmente qua non sono io. Vediamo come gira i dadi. Vediamo come girano i dadi. Se allora, come con i meccanico, pre-partita un paio di cose e... beh, i movimenti scout. Vai. Tu non hai niente, no? No. Quindi devo scout, fare io. Cos'è, si mangia. Quindi scoutiamo giusto per me. Scusa. Mescolerò intanto le carte delle missioni secondarie. Scouteremo con questi ragazzi che si piazzeranno qua dietro l'edificio. Oh. Pardon, sto spostando l'edificio. Anzi, lo faccio dopo che tu ti muovi. È un problema che ci sia, che sia già a due tappe. Allo sguardo è successo, sì. Vabbè. Ma questa sera è una speedrun, sarà e veloce. Questi partita. Si potranno mettere qua su. E devo ancora muovere i cavallini. I cavallini. Quanto si muovono gli sterminatori con le falci? I distruttori con le falce
termine. Chiedo scusa. Non sono esperto. Lord Scorpion di Destroyer 8, se non ero, sì. 8 pollici. Quindi loro 8 potenziare. Non possono avanzare caricare. Magari. Loro hanno scout 9, quindi si metteranno. Una cosa che non ho detto, che non è una sorpresa così. Nel nuovo codex gli Scorpec hanno più la regola che ignorano i malus a colpire, che era un po' buco a caso, mentre invece adesso binano tutti ferire, cioè no, binano gli uno per ferire, binano tutti ferire se sono in carica. Ma sì, no, questo mi piace. Non voglio venire da... Anche perché davanti, dai, che c'è l'arca. Che non hai cose da cui sparare con l'arca, quindi a me va bene, a me va bene che l'arca non spari a nessuno. Ma ti piace l'arca, dai. Basta. Hai finito? Sì, okay. Puoi pescare le carte, dopo devo dichiarare le mie... Ah, e giusto, prima che finisco, dichiaro la mia dottrina. Tu mi puoi sparare con qualcosa questo turno? Con l'arca, Filippo. A cosa? Ah, all'aereo e al tacchino, faccio il tacchino qua. Ah, vedi? Meno 4. Non ha senso comunque. No, io proverò a stare un po' più proattivo, probabilmente. No, non ha senso perché tu resti fermo. No, resto in dottrina protettore, quindi avrò heavy con tutte le armi e tu hai meno 1 DP a spararmi nella zona di discremento. Sono in tiro, però su sparare. Solo a sparare, non i mini. Ok. Benissimo. E ti dovrò dichiarare anche Cole. Cole si metterà in reroll degli uno per colpire all'unità vicino a lui. Adesso posso pescare? Prego. Oh, voilà. Secondo Man's Land. Facile. Sì, dovrei avanzare. Cleanse. Ecco, Cleanse comincia a diventare un po' più difficile. Sì, perché non ho fatto. Secure No Man's Land e Cleanse. Cleanse. C'ho spazio anch'io. Ok. Roventa per chi non si è contento. Ok. Bene! Due missioni abbastanza carine. Non il meglio. Carine, dai, io dico carine. Bene. Addirittura. Allora. Pensare positivo, amici, da casa. Datemi le vostre pietra nera. Ecco, esatto, datemi la Genki Dama qua. Datemi la vostra pietra nera. La Genki Dama e il mio tacchino. Avanzano gli Scorpec. Oh! Non mi avete dato abbastanza. Non ci arrivano. Ok, allora. Ah, sì, giusto. Iniziamo bene. Ma dai. Ci tirerò subito, sì, e andiamo avanti. Senza sta partita. Oh, andata bene, è andata bene. Dai, dai, ci sta. 13. A me va bene che hai speso 3 CP. Ignoranza. Ignoranza e cattiveria. Come con i tirannidi si gioca di ignoranza. Lo so. Questo si giocare orco allora. No. Lì così mi fate spada dall'ira di Dio, loro quanti muovono, sono bellezze? 3, scusa, 6. Forse 3 non sarebbero una bella unità. Magari. Sto guardando per attrezzarmi con un po' di Catafron, i Breacher, che sono i cingolati ufficialmente, e non li ho mai giocati, quindi non lo sapevo. Hanno movimento 5. Sono lenti! Almeno puoi dargli la dottrina, quindi puoi dargli armi d'assalto, e puoi farli avanzare e sparare, è ok, ma hanno armi con rapid fire, quindi vogliono arrivare in short range, sì. E sono stralenti. Chissà quanti movimento ha l'infanteria necra. 5? Mi faccio indovinare. Possibile. Allora, lui mi basta fare il corridoio di fuoco. A chi sta? Mm-hmm. Oh, che ti indica questo plasmante, che ti indica, ti giudica. Dottore, è lui. Oh, no. È lui che ha preso il tostapane. Bebop. Fuck me, Campus. Adesso ci allontaneremo. Io posso partire? Play. Giusto, il Cesco. Guarda come già ruba. No, aspetta, quello è mio però. Mi hai rubato 4 secondi.
No, perché tu sei a sinistra. Boh, vabbè. Intanto diamo la buonasera a tutti, sono in chat. Belli e brutti. Sulle stropade ci chiedevano un'opinione generale per questo Codex Necron. Se il buon Giovanni può dirci qualcosa. A me piace, devo dire, più di quello tiranide, forse. Più che altro perché gli staccamenti di questo sono abbastanza più carini. E approvo il buff e l'Ictan, che sono sempre belli. Non vedo l'ora di portare la mono Ictan in live un giorno, ve la beccate. Ricordatemi quando porta quella che io non vedo. Esatto. No, è il rematch di questa. Però sì, mi piace il distaccamento del monolito, è forte, non trovo... E forse non mi piace che abbiano abbassato... Okay. Non mi piace che abbiano abbassato la resistenza del monolito da 13 a 14, cioè da 14 a 13. Avrei preferito che il monolito avesse ancora avesse un invulnerabile. Però per il resto mi piace molto di più, molto anche tipo le sinergie che adesso c'hanno gli Canoptech, il fatto che Canoptech adesso si possono tenere appresso il Tecnomante con Mantello, che gli aiuta un sacco, il fatto che il distaccamento dei Canoptech è fortissimo. come questo è il distaccamento dei Grey Knight ma meglio, il distaccamento dei Canoptech è il distaccamento Chaos ma meglio. Bene così. Perché noi Necron ci rubano la roba, noi rubiamo in ritorno. Che era un Becky the Ritual, dove ci generano gli obiettivi, tu devi tipo prendere 4 obiettivi un certo punto per avere il buff. Vabbè, lì siamo. Oh no. Intanto approfitto per conferire lo stato di VIP al Primarca Lionel Johnson per la sua assiduità nel commentarci ogni volta e darci supporto. Poi è con là. Ora il tuo bellissimo badge da VIP, sappilo. Se vuoi ho della attack dietro. Sono pietà per me, scusa. Non voglio le vostre colle meccaniche. Dipende, ma se adesso mi sfondi il tacchino fallato. Sono triste comunque. Questo tacchino, mamma. Quanti turni ci ha messo per ammazzare il reanimatore del torneo? The Emperor protects us! Penso due giri di turno completi, quindi quattro fasi di combattimento, una cosa del genere. Congiuda. No, hai rotto proprio il perno della basetta. Ci ha provato. Ma perché i miei modelli sono differenti. Sì, raccolta differenziata. No. Ti spio un attimo gli stratagemmi, intanto che tu stai facendo cose. Mi spii? Ti spio gli stratagemmi. Ah, ho capito, ti spiego. Me l'hai già detto. No. Me l'hai già detto. Basta così. I guerrieri guerreggeranno e... Come scusi? Si muoveranno. Perché... Ah no, io devo comunque tenere il mio... avanzano gli scorticatori. Veloci. Uomo Codex, quanto si muovono gli scorticatori? Mi sembra 5. Ah, scorticati comunque. Cioè, dovrei essere io quello che non sa come si chiamano le tue unità. Piccola curiosità di lore, lo sapevate che l'Octan scorticatore ha lo stesso titolo di Saur? Scorticato. Movimento 5. Quindi sì. Credo gran parte delle persone anche sappia che esiste un Octan scorticato. Esatto. L'unico Octan ad essere stato ucciso e non spaventato. C'è ancora un Octan di cui non hanno fatto la scheggia? Ok, vabbè. Ma di tipo di maggiori. Lo scorticato, lo sciame infinito, pianto silente, modellatore di mondi, l'incendiario. Ho dimostrato che non sono allora, ho dimostrato che lui la sa. No, è che dobbiamo ringraziare Matty Ward che in quinta edizione si è messo a creare un'anima ai Necron e creare tutte queste piccole varianti di Ktan. Che ci sa, secondo me prima i Necron erano... Mamma mia, vattene. No, schifo. Preferisco molto di più avere un esercito che ha un'effettiva potuta personalità piuttosto che... Oh no, questi robot sono comparsi dal nulla, hanno fatto qualcosa e se ne sono andati via. Non... Come i Grey Knight. Bene. Mi piacevano stile i vecchi... Beh, non è che siamo cambiati così tanto. Vecchi Necron. Cioè, mosso. Fase di tiro. Preghiamoli. Bene. Quindi non stai facendo class, giusto? No, hai fatto... Sì, dai, avanzo con i distruttori, però. Perché non ha salto? No, faccio almeno... Perché per essere che non ha salto, saranno due obiettivi? Sì.
Perché altrimenti ne fai solo due VP, una cosa del genere. Sì. Ok. A sto punto. Sì, dai, si avanza. Avanzo? Vedi che non mi conviene. Ha fatto uno con uno e uno con l'altro. Ma uno si dopo fa, si sono ripigliati. Ok, perfetto. Due punti, quindi. Due punti, direi. Che già. Assicurati, secondo me, sicuramente Clans. Niente, direi. Bello. Anche no, perché qua. No, non puoi clansare il tuo, giusto? Non puoi. Se posso, volentieri. No. Sì. Volentieri. Volentieri, ma alla Triestina. Detto alla Triestina. Locust lenti, ma sì, la notte è ancora giovane. Allora, Arca Apocalisse qua nell'angolino, spara al granchietto nell'angolino. Arrivo. Arriva. Voglio vedere quanto mi fai male. Al granchietto? La buca dall'angolo. Ah, ok, giusto, perché quella... Qua, questo vedremo cosa succede dopo. Scusa, questo non è... Ah, però... Sì, ma c'ha esce dal corso. Ah, ok, va bene. Scusa, cambia... Ci sto. È parallelo qua. Allora. Di 6 più 1. Carezzina al cane. Bene. Di 6 più 1 colpi. Era il comfort. 3 colpi, quindi 4. E poi ovviamente la mia secondaria, che non so se ci arriva. Ma vediamo. Al 3. Oh. Dai. Al 3. Sicuramente. 18 abbiamo detto. Due salvezze al... Due invulnerabili, sicuramente. Due invulnerabili al 4. Lui ha 12 ferite. E ha 11 ferite. E lui ha 12, i granchi hanno 11. Okay. Due invulnerabili al 4. Sto benissimo. Il gommone giustamente ha più ferite del granchi. Lui costa 180 punti, mentre i granchi costano 140. 180, bene, 10, lui non li vale 10 mai. 10 attacchi del Gauss. Se questi feriscono, se questi fanno danni, un po' toccare. Allora, ah, della sua arma, ok. Perché sì, del secondario. Perché gli istruttori avevano avanzato, giusto? Sì, no, perché hanno le tali comunque, quindi avresti potuto sparare. Sì, infatti, ma no. E così ha ucciso il destino. Bene. Due autoferite, ad esempio. Questi al 5. No, 6. Che sicuro che dico 8. Oh, forza, ho resistenza 10. Nice. Tre salvezze a VP0. Tre salvezze a VP0. E quindi sono il 2. Sarebbe stato interessante se avessero fatto più ferite queste che ti toccano, sì, nel principale, però va bene così. Via. Bene, Arca 2! Arca Planet. Sparo. Ti ricordo che il pollo ha stealth. Te lo devo ricordare per contratto. Mannaggia te, ma non c'hai vulnerabili? Invulnerabili al 5. Ma porca miseria. Mentre l'aereo non ha stealth. L'aereo non ha stealth. E il polletto avanza e carica. Il polletto avanza e carica. Confermo tutto. Confermo tutto. Ho studiato, visto? Bono! Lui sa benissimo le mie cose, sono il suo, quindi. Allora, io sparo al polletto perché mi sento fortunato come Google. Bene. Sono 5 colpi. Già non è male. Bellissimo. Quante fai? 7. Dai. Al 2. Beh, sì, 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 sicuramente. Vadi, buon uomo. E tu hai meno 4, giusto? Meno 4 diventa meno 3, sei in cover, meno 2. Hai armatura? Invulnerabile al 5. Bellissimo. L'armatura al 5, quindi. Vai. L'armatura al 3 di base, quindi. Ok. E vivo! E quante... 4 danni, giusto? 4 danni. Ancora 3 ferite. Però vuol dire che... Quanto si depotenzia? Non si depotenzia perché sotto le 10 ferite, inoltre verrà riparato dall'ingegnere che c'è vicino a lui. Fantozzi, però no! Se l'ingegnere lo fa, conta bene che quello che prende fino no pain sarà lui, che non è ottimale per me. Meglio così. Bene. Boh, bello. Bella fase di tiro. Ci è piaciuto. Bella fase di tiro, bella fase di anche carica. Spero che la mia sia meglio. Bella fase di corpo a corpo e bella fase di...
Faccio due punti di second and wasteland. E Clans tu tieni? Clans, ma sai che ti dico, lo scarto perché sono furbo. Stavo pensando che tu volessi farlo, infatti. E così mi torni a un CP e torni a due nella adesso, mia... quindi turno tuo. Esatto, andiamo entrambi a due CP. Fase di comando, devo scegliere un po' di cose, inoltre devo dichiarare ai miei stratagemmi che in questo detachment funzionano tutti quanti nella mia fase di comando, che è una cosa interessante. Vale. Allora, le carte, iniziamo con quelle, grazie. Grazie, regia. Carta numero 1 è Deploy Teleport Homer. Okay. Carta numero 2 è Engage on All Fronts. Come scusi? Engage on All Fronts posso farla. Posso farlo. Deploy Teleport Homer mi sembra difficile. Mi sembra assai difficile. Perché devo essere interamente entro 6 pollici dalla... Sì, scusa. No, no. Ah, ok. Tu facci. È che voglio usare degli stratagemmi. Chiamate limitate da stupide. Sì, voglio ci provo. Ci provo. Allora, io terrò queste missioni perché vabbè così. Certo. E spenderò un CP. Sì. Quindi vai a uno. Per dare ai miei Castellan più 3 di movimento e più 1 di avanzare e caricare questo turno. I magheggi, dottor, iniziamo, i magheggi. Iniziamo. Inoltre. Devo ricordarmi cosa fanno i miei altri stratagemmi esattamente, perché sono un po' difficili. Il mio codex? L'ha rubato il mech, giustamente qua. Lo sapeva subito, non ha neanche avuto bisogno di chiederlo. Questo sesto senso. Finno pain ha senso. Da... Ma sì, dai. No, mi terrò un CP per tentare il roll in caso. Il prossimo turno spenderemo tutto quello che abbiamo. Quindi, così è nella mia fase di comando. Alla fine della fase di comando devo riparare qualcosa. E con quell'ingegnere, dato che ho paura un po' per il granchio, nonostante il tacchino stia soffrendo, io riparo il granchio. Perché no, dovrei essere entro range. Il granchio così max. Va... Sì, è sicuramente entro range. Quindi il granchio prende fino a pain al 5 fino al prossimo turno. Nice. Lui farà la stessa cosa con il granchio vicino a lui. Perché così va la vita. E ricordami una cosa, tu la questione che puoi trasferire un'unità e mandarla vicino al monolito, puoi farlo solo col monolito, non puoi farlo... Sì. Non hai un'altra stratagemma che ti dica che ti trasporti via un'unità. No, perché dopo aver giocato contro i Grey Knights, sono paranoico rispetto a fare qualsiasi cosa, rispetto a muovere, tocco uno di questi e dici, ah, questo la metto via. No, ho paura. C'è il monolito, ho paura. Va bene, allora cominciamo a muoverci. I magheggi devono essere perché appunto nella fase di comando non avevo nient'altro da fare. Certo. Questi ragazzi qua, questi ragazzi qua sono ragazzi. Boys will be boys. Boys. Avranno una bella carica qua su questi distruttori. Quanto VP le loro armi? 2. Io ci credo. Ah sì, è sempre fase di comando. Lui cambiava il protocollo a loro e diceva più 2 attacchi. Invece che è più resistente. Fair play. E loro si avvicineranno già che possono, insomma. Non sempre ricordarsi che loro non li ho giocati recentemente, se vanno a fare obiettivi fanno solo quello, sono uno di 12. Andrò a sparare a quell'arca. Ma sì, ha un po' paura. Ha un po' paura. Perché sparare a quella posso sparare con quel granchio. Ma che quel granchio sparerà a Cinopus. Non voglio. Ma no, voglio ma non posso. Vorrei ma non posso. Che sono tutte? Sono le 9. E tutto va bene, per ora. Sì. Ma Max Gravo? Max Gravo? Cosa? Qualcuno ha detto Max Gravo? Slowplay cosa? Che vuole lui? Vale. Sì, proviamo a sparare all'arca con un po' di colpi con Devastating Wounds. No!
Questi ragazzi qua si metteranno qua sopra. Saranno visibili. Quanto hanno digitato le armi di quello che fa l'elevazione volta? 24. Oh, oh. Credo lo stesso. Ho appena controllato apposta. Ne facciamo che giusto per fare una cosa forse un minimo intelligente, resterò qua dietro per toccare. Posso vedere la zona di schieramento? Sì. Un attimo solo che trovo. Sì, sì, sì. Con questi qua toccherò leggermente la zona di schieramento, c'è cioè una cosa così. Tanto spararti con i fucili non mi interessa. Quindi così te la tocco leggermente, va bene così. E questo va bene. Loro avanzeranno, giusto per vedere cosa vogliono fare nella loro vita. Hanno più due perché sono vicino a un'altra unità di schitari, quindi si metteranno là accanto. Interessante oggi. Anche non insulti e maledizioni. Antica lingua Necron Tir. Sì, dopo che spara butterò giù anche più dei sensori, però per adesso. Gli insulti mormoro si come piave. Cosa qua si può mettere? H1, H2 e terza schiamata. Sì. Come scusi? È il cugino. Questo lo vede, va bene sì, così. Dai, ferrumitami. Loro si muoveranno anche loro un po' in avanti perché comunque devono venire a vedere cosa succede. Non ho nulla di buono. Come si fa? Il simpatico buono. Ah, hai trasferito Francesco? Sì, sì, ovvio. Grazie. Che mi sia testimone. Allora. Poi Curio Mossi, Belisario si muoverà per far rollare qualche tiro in più, si metterà tipo qua. Può anche avanzare, anzi facciamolo avanzare. Era la dieta, va bene così. Uno. Nice. Non molto veloce. Oggi le avanzate sono girate così. Ma sì, va bene. Tranne che per il Just Walk. Ma secondo voi, quando ci corrisse la guardia, danno anche loro Tecnoprete e il Fino Pain al posto di Nerabia? No. Spero di sì, ma forse no. Non saprei. Sì. Questi li facciamo venire un pochino avanti, giusto per scrupolo. Quanti facciamo venire? Ma ti facciamo avanzare anche loro, dai. Tanto. Tanto non sparano questo turno. Perché in questo momento c'è tutto heavy, no? Sì, esatto, non ho assalto. Sì, a posteriori dovrei usare di più anche assalto, anche se sono il secondo. Un attimo solo, mi dicono che è morto qualcosa. E devo ancora... Non i miei modelli. Sono qua questa picca inquadratura da dietro e poi mi metto al top. E qui si vedono i cavalieri che devono su inquadrare le armi. Sono solo 3 e 4 cavalieri dell'Apocalisse. Anzi, dove sono un pochino più indietro perché ha fatto il giro. Lui resterà fermo perché vuole su heavy. Beh, e... puoi passare sopra la sagoma. Cos'è? Cioè puoi passare sopra la sagoma, eh. Pardon. No, nel senso, puoi passare, cioè puoi tagliare la quella curva, eh. No, perché un veicolo, cioè comunque... Ah, sì, vabbè, no, ma... Beh, ah, ma questo deve essere qua? Sì, deve essere così il coso. Ah, ok, pensavo che potesse essere dall'altra parte. Perché l'altra volta l'abbiamo messo, No, così. No, così perché c'è più spazio in manovra. Questi hanno sticcato questo obiettivo, ma non hanno granché altri target, quindi avanzeranno anche loro. Quindi vanno un pochino avanti. Lo sticcano e se ne vanno. Come giusto che sia.
Emperor protects us. E cominciamo subito a tirare, perché già così ci ho messo tanto a spostare tutto. Giustamente. Allora, ho spostato tutto. Cominciamo a sparare un paio di colpetti. Io a caso. Controllo una cosa. Tu non andare a me. Ma non andare ancora bene nella fase di tiro. Tu non andare a me. Chi è quello che spegne i veicoli? Il birbo. 12 pollici. 12 pollici. Che segno. Non potevo lasciarlo indietro per sempre. Però lo faccio adesso, lo faccio dopo. Lo faccio adesso. Un bel rapid ingress. Un bel rapid ingress. Su coso? Ma facciamo. Intanto vi avviso, stiamo avviando un pronostico su chi vincerà la partita. No. Oh no. Mi raccomando, buttate i vostri punti canale su a vostra scelta. Prima di vedere il Mac sgrava. Prima adesso. Di vedere quante ferite fa il Mac in tiro al ai Necron qua. Il puzza birba che c'ha, è lui quello che c'ha l'antiveicolo, è lui. Sì, sì. Okay. Per lui il monolite è un bel target. Bestia, vai. Tutti quanti. Eccolo. Buongiorno. Quindi adesso però può fare la cosa che ti trasporta l'unità vicino a sé. Sì, se avessi un altro CP. Ah, giusto, era lui che ci True, come le... Va bene, allora cominciamo a sparare le cose ovvie. Quindi il cannone, no, anzi, l'antiveicolo. Quindi lui con tutto l'antiveicolo che ha sull'arca, che è solo il Volkrit in realtà. Questo tizio qua con l'arc rifle sull'arca. Boh, tutto quello che è in range in realtà sarà sull'arca. Bellissimo. Va bene così, perché non ho altri target. Altro. Non posso sparare. A loro mi sembra un po' difficile, no. Se ci mettevo un pochino più in dato. No, va bene così. Loro sparano tutto quello che hanno su di lui, quindi ci sono. Cominciamo. Voi subito devastating. Sì, dai, va bene. Tanto tre colpi di Volkrit Blaster. Questi colpiscono al 3, rollando gli 1 perché sono vicino a Cole. Carico. Due colpiscono e antiveicolo al 4. Sono due devastating. Quindi due danni? Sì, una entra e devasta per due. Devasta per due. Okay. Esatto. E poi il fucile a cecchino al 4 rollando gli 1. Entra, forza 7 al 5 immagino, la resistenza 14. Sì. Questo non viene rollato. No, e resistenza a resistenza? 9. E tu hai armatura al? Armatura 3 più, vulnerabile 4. E vabbè, allora cover, quindi sì, ho più. Boh, intanto un colpo di arc rifle. 3 più della tua. E manca perché non colpisce il 3. Non mi nemmeno. E boh, il plasma lo sovraccarichiamo perché sì, tanto dobbiamo vedere se muoiono come l'altra volta, perché la scorsa settimana sono morti in 3 il primo turno e 1 il secondo turno il plasma. E vediamo se stavolta sarà la stessa cosa. Quindi due colpi di plasma sovraccaricati. Vai. Due colpi al 4 rollando gli 1. Doppio 6 perché sì, va bene ci così. E forza 8 al 5. Un 6, quindi mannaggia. Un save all'invulnerabile. 4 più. Sta bene, vediamo se muore. Oh, no. Niente da fare stavolta. Questa volta è salvo. Mi sono indicato il macro stabber che però non sarà in range perché il macro stabber ha pochissima range. Del Dominus, no, a 12 pollici di range. Siamo a posto. Quindi loro hanno sparato e il granchio là in fondo sparerà sempre su quella perché vogliamo vedere quanti danni facciamo. Mannaggia. Quindi sono due colpi mentre i armi secondarie andranno sui Locus, cioè sui Destroyer. Locus Destroyers? Sì, Locus. Perfetto. Non penso di essere in corta. Mancano gli Ophidian. Non penso di essere Rapid Fire perché qua a 18 pollici non ci siamo. Uff, per poco, ma non ci siamo. Quindi intanto cominciamo a sparare quei colpetti là, vediamo se facciamo un danno. 6 colpi al 4, al 3 perché ho heavy. Sì, sono fermo. Così e due sono sustained. Queste sono secondarie? Sì, sono i fuciletti. Sono i fuciletti. Quindi questi al 5, resistenza 7 sì, giusto? 6. Ma è comunque al 5, okay. Forza 4. Entra 1, un save almeno 0. E sei in cover, non so se okay, però contro è un danno fuck yeah. Fortissimo.
e poi due colpi di laser a neutroni, dicevamo, sull'arca. Locus, va bene. No. Vai, due colpi al 3. Nice. Entra uno, porta 16 al 3. Al 3. Ci è piaciuto. Non CP. Bellissimo. Spendi il CP. Ci sto pensando. Che comunque ne vulnerabili. No, ne ho usato uno. Ne ho usato uno. Ah, ok. No, perché mi serve rollare questa carica. Io ne ho uno. Mi serve quindi poter rollare questa carica, quindi lasciamolo stare. Va bene. E, quindi quello ha fatto. Quello ha fatto, quelli hanno fatto, quelli non vedono niente. Aereo appoggio. L'aereo, senza dicevamo sull'arca? 9. Quindi l'aereo sparerà il suo cannone laser sull'arca e tutto il resto sui... O i guerrieri. I guerrieri penso che li vedi. Sì, ma i guerrieri si curano di D6? No, no, adesso infatti, in realtà cosa ho detto, i guerrieri non si curano più di D6, di 3 più 3 sono obiettivo, si curano di D3 come tutti, binando per i tiri. Ok. E, no, sparo comunque sui Locust perché vediamo se succede qualcosa. Quindi spariamo sui Locust innanzitutto con i 6 colpi di fosforo blaster pesante. Quindi questi qua hanno però voli con loro. Loro sono volanti. E allora no, sparo con tutto sui guerrieri perché ho più uno per colpire. Quindi questi 6 colpi al 3. Esatto. Quindi sono così. Questi forza 6 al 3 feriranno. Sì. Objective achieved. E tu avrai 4 save almeno 1. Diamo il benvenuto al tenente Dan. Tenente Dan. Sono in cover con sicuramente almeno 4, quindi è in your cover. Oh. Al 5 più. Al 5 più. No, morti 2, sono 2. 2 morti e a questo punto tutto bene, no, arca no. Arca no. 6, 9, 12 colpi di stabber che colpiscono al 3 e i 6 esplodono. Come si esplodono? Sì. Quindi solo 3 colpiscono. Ah, sì, giusto. Sui guerrieri. Giusto, giusto. Forza 4. Forza 4, quindi al 4. 4. Salvo, anno. E meno 0. Sono 3, 6, 7 save al meno 0. Si fa. Sei in cover anche, ma... È vero, sono in cover. Però non vai al 2. No, non puoi andare al 3, quindi devo... E devo usare quelli che erano in cover, quindi... Con questo qua non ignoro cover. Il fosforo blaster solo l'arma che ignora. Il fosforo che fosfora. Esatto, che sfosfora tutto. Sto sfosforando. Il crane laser, diciamo, sull'arca. Questo è un singolo colpo, ma è sustain. Come il monolito, perfetto. Colpisce, forza 12 al 3. Questi laser lunghi a voi. Queste armi pesanti. E a questo punto io voglio garantirmi la carica con i Castellan. Con questo coso qua, ferrumito, col disintegrator, sia ferrumite sia lanciarazzi sull'arca. E il resto delle armi? E il resto delle armi non le spariamo neanche. Va bene, con questo solo l'ho battuto. No, perché è un po' triste come cosa, scusa. Ma spara ai tuoi, spara. Non voglio sparare. Non puoi sprecare colpi, dai. No, sparo con tutto su di lui. 3, 6, 9 colpi di stabber al 4. Rollando gli 1 perché sono in range di call, penso. Beh, sono 3-1. Sì. Quindi 1, 2, 3. Al 4 perché non si può. Esatto. Sto fermo, va bene. Quindi questi ne rientrano 2 per sustained. Quindi questi al 6 sicuramente, forza 4. Ok. Quindi vedo 2 save al meno 0. Ah. A posto. Poi 3 colpi lanciarazzi. Questi sono al 4. Anche, se... Di 6. Ecco. Questi sono al 4 rollando gli 1 perché c'è Cole. Non gli serve, forza 9, quindi al 4, giusto? 1, okay. Quindi un save almeno 2. No. Di 6 danni. Rumito quanto fa il rumito? Sempre di 6, uguale, solo che ha più per me armor penetration. Boh, dai, ma colpisce in forte. Tu però non hai più CP. No, ne ho uno, perché ne avevo 2 e ne ho usato uno per quello. Ah, ne avevi 2, giusto. Se ne avessi avuto un certo, potevo fare i magheggi. 5 danni. Ci è piaciuto, dai. Ha fatto più male lui con metà delle sue armi che tutto il resto che ha sparato su quello. Tre colpi di cannone ferrumite, questi colpiscono al 3 perché sei un veicolo. 3. Tre colpi di cannone ferrumite colpiscono al 3 perché sei un veicolo.
Questo viene rollato perché c'è Cole, questo invece se ne va al guasto. Forza 12 al 3. 1, un save all'invulnerabile. E invulnerò. Dai. Sto invulnerando. Quindi questo ha fatto... Devo guardare un attimo quanto hanno di range i Raiders. Che ci credo in voi. Non c'è più. Quindi hai abbastanza cibi per te trasportare quelli là? No, ne sono due. Ah, te ne sono due? Ah, ok. Ma magari, se me ne vuoi abbonare uno. Quindi no, devi grazie. Spendere cibi fino al prossimo turno. Non ci tengo. Non mi interessa farlo il prossimo turno. Con questa unità qua, il Arc Rifle e il plasma su quell'arca e il cecchino anche, perché vede, quindi già che ci siamo. Quindi queste tre armi, le altre non ci arrivano perché sono a 18 pollici di range. Mm-hmm. Quindi sovraccarichiamo il plasma, perché sì. Due colpi al 4, non rollo niente. Doppio 6. Forza 8. Forza 8 al 5. Oh, un invulnerabile. Invulnero? Sì, attenzione. Hathardus? Hathardus? È sì, morto. Uno è morto. È diventato un ombra sul muro. Abbiamo ricominciato. il pilota fucile a cecchino al 4. Cecchino. Niente. Giustamente spara quello senza testa. Al pilota senza testa. Era, in effetti, come fa a colpirlo? Un colpo di Arc Rifle al 4. Colpisce. Antiveicolo al 4. E devastate in bonzo. Quindi di 3 ferite. Quindi questi hanno fatto. Non voglio sparare. Non voglio sparare con i custom perché voglio caricare. Il pollo ha avanzato, quindi niente. E loro resteranno là, probabilmente. Babini. I Castellan. Scusa, cariche. Direi che non ho sparato. Non ho altro con sparare. No, siamo a posto. Tutto a posto. I Castellan. Ne posso salvare alcuni in qualche modo? Caricheranno. Tutto. Gli Scorpec. Sì, vale. Ci siamo? Ma sì, sì, vai. Ci sono. Hanno anche più uno di carica questo turno, quindi fanno loro 7 pollici. Buongiorno. Castellan Castellano. Ma io credo nel cuore delle carte. Infatti, cosa riferisci? Al 2? Forza 12, sì. Dovrebbe essere giusto, giusto. Loro caricheranno anche, mi sa, perché vogliono avvicinarsi. Sono solo 20 attacchi. Quindi caricheranno questi. Danno. Sbaglio. 3. Quindi loro sono dentro con 7. Sì. Mettiamo qua. Tu non mi puoi interrompere perché sono un CP. Magari, sì. E non ho altre cariche, sicuramente. No. E... devo fare Punk Shock adesso? Sì. Adesso? Perché sì. Punk Shock. Con loro. E loro hanno forza 12. Quindi 14. Quindi 14 dadi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A 5, giusto? Sì. 2, 3, 4 mortali. E via 1. Ma anche gli altri da poco. Forse Punk Shock non serviva, ma tant'è. Attiviamo i Castellan, che faranno una cosetta. Beh, così sì. Giusto per attaccare, mentre lui resterà per stare entro 6 pollici da... No, non ci può stare, niente. Quindi attacchiamo. Gli All Force sopravvivono. 10. Quindi attacchiano. Colpiscono al... Al 4. 15. Sono 10 e colpiscono al... No, non 20. 20 attacchi. Vadi, al 4. Ah, ah. Penso che siamo in media. Oi, scusa. Grazie. Ne vedo 5 3. 10 in media. Perfetto, attenzione. Perfetto. Al 2. Ci piace la statistica. Vai. Riesco al 2. Tanti 1, ovvio che no. No, sono 10 save al meno 2. Al 5. In realtà devo farle 5 alla volta. Perché sì, perché il boss. Di quell'altro. Uh-huh. 3 danni in 1. 3 danni in 1. Confermo. 4 morti. 4 sono morti. E ancora 5 tiri da fare. Yeah. Belli. Ho un amico che gioca Necron che gli piacciono, a cui piacciono tantissimo gli sterminatori, sia gli Scorpec, sia quelli da tiro.
e purtroppo continuo a dire che non performano mai. No, con i magheggi giusti, poi sono trinculare lì. E questi a 4 più. Dobbiamo fare 6 danni, no, in totale? Sì. Speriamo se abbia 7 ferite. Sarebbe il minimo, ovviamente. E a 7? Forse lo ammazzo con questi. Però sono, sono più in... Ah, non sei più in corpo a corpo, ok. E va bene, io... Quindi... Consolido con loro per essere in range dell'obiettivo. E basta. Finito. Loro non possono consolidare perché non arrivano e mili con quello ancora e non si possono avvicinare di più di questo obiettivo. E quindi basta, questo è il mio turno. E io alla fine del mio turno non faccio deploy teleport homer perché era impossibile, ma faccio engage on the front solo con una, con tre quarti. Tre punti, giusto? E sono... E ha spaccato l'engage. No. Sì, non due VP più un VP, tre VP. Tocca. Deploy lo scarti? Deploy lo scarto, sì, perché dovrò farlo questo turno. Tocca a me. Quindi dipende un CP. A fine del turno tu togli qualcosa al campo? Alla fine del suo turno io tolgo qualcosa. Con la tua... Sì, con i magheggi. Quindi io torno a 1 CP. Ti direi che io... Sto pensando... Toglio... Toglierò i guerrieri. Hanno paura. È sopravvissuto quello che c'ha cosa che mi permette di mettere uno in più. No. Dai, se uno doveva sopravvivere, è sopravvissuto quello giusto. Era giusto. Era meno sfogato. Cosa avevo dovuto sparargli un pochino per ammorbidirli, però non sarebbe cambiato. Battleshock non devo fargli anzi LOL lui. Ah sì, io vado a 2 CP così? 2 Battleshock del Lord. E basta, e resta niente. E rianimazione. Ah, io dovevo battleshockare il tacchino, perché mi ricordo. Yes. Lo faccio adesso? Ma sì, tanto. Tanto solo avanzato, non ha fatto niente. Fallito. Defende Stronghold e no prisoners. Facile. Bene. Defende Stronghold, che schifo. Vabbè, si fa. Vabbè, la fai. Se fa, devo nascondermi ben, però. Allora. Quindi sì. Battleshock abbiamo fatto e lui l'ha passato. Rianimazioni. Arca. Arca! Bello! Cattivissimo. Arca l'altra! No, meno cattiva, però gli basta. Ah no, ha preso due ferite. Locust, quell'altro. Quelli sono fuori dal campo. Questo sono fuori dal campo, quindi si attaccano. E Locust ne ha perso solo non una. Non spendi un CP per fargli venire comunque. Lui è di 3. Oh, forte, forte. Farà Aragorn, si lancerà in abbastanza, mezzo. Abbastanza per tankare un singolo attacco di Castellan. Ma gli basta quello. Eh sì, faccio bel 2 punti. 2 punti, sì. Allora, questi li tolgo e lì. Sì, vabbè. Prendiamo la missione. E sono a 2 CP adesso. Battleground. Allora, erano morti 4. Erano morti. Quelli morti li tengo svenuti. Poverini. Tanto adesso faccio i magheggi. Bene, fase comando, altro comanda come andare, non devo. E comandiamo. Movimento. Andiamo a comandare. Andiamo a comandare. Movimenti. Le arche stanno ferme per fermare la tua di roba. Questo si muove. Mi sembra accettabile. Easy. Easy. Oh, io devo stare a 12 pollici da tempo. Wow. Beh, è carina questa cosa perché significa che non me lo puoi targetare perché comunque erano operativi, quindi insomma parlo, sto facendo considerazioni a caso, insomma, visto che sono titanico e tocco il coso vedo attraverso, certo, sfruttiamo questa roba. Altro momento abbiamo detto anche stanno ferme, lui tu mi puoi fare ora. È vero? No, perché cosa mi potresti fare ora? Con loro principalmente. Con loro non vale la pena perché hanno devastati muzzo e hanno pochi attacchi. Mentre no, con loro... No, neanche morto. Sono subito. Scorticatori, via.
Bene. Locust. Le locuste si muovono. E locustano. Se fosse locus in latino. Ah. Como? Sì, Como. Sì, sì. È largo di Como, no? E si mettono sull'obiettivo che spareranno a questo bellissimo coso. Sì. E chi è quello che me lo mette nel sederino e mi dice no, tu non mi stai ferendo? È quello dei Castellan. Ah, il tostapane c'ha il Castellan. Yes. Il Castellan c'ha il tostapane. Ti posso caricare perché sei in over. Esatto. Okay. Non solo puoi caricarmi, ma ti ricordo che quel tizio è scarso e non ha un invulnerabile. Ma infatti adesso proviamo qualcosina. Qualche magia. L'arca ovviamente starà ferma. Perché entrambe così stanno devastating. Ah, giusto, se restano ferme hanno devastating. Stavo pensando, ma non hanno heavy, no? Loro no? E invece blast, però... devastating. Okay. Vai a rubargli gli schitari. vai a recuperarmi la mia archeotech. Bene, mosso, fermo, mossi. Fermo perché ho paura. Questo sta... Fermo, spenderò un CP per far arrivare la mia unità di guerrieri a 3 pollici delle tue unità. Quante ferite c'ha quel bellissimo tecnoprete vicino al granchietto bello? Quello là? Sì. Quello ha 3 ferite. Tutti i tecnopreti minori hanno 3 ferite. Nice. Vediamo, così facciamo dare il monolito. È un mono ed è lito. È proprio vero. Solo pelle di saggezza stasera, signori. Quelli possono andare in deep strike o col monolito? Con, il, no, ah, con l'abilità il... da tolte, con un CP di piazza 3 scusa, pollici. Scusa, il nuovo... Che grazie alla loro abilità, allenando entro loro, bineranno tutti i tiri per colpire. Sto pensando se overwatcharli, ma... Ha senso? C'è un ingorgo di locus. Sì, sì, c'è traffico. Ha senso overwatchare? Magari ne ammazzo un paio. Aspetta, non ci viene sta roba. No! Poi tanto io devo metterli ancora. Anche di nuovo iMac. Boh, io tanto ho 12 pollici di città. Me si sono accorti improvvisamente che c'era un monolito dietro le loro linee e non se ne erano accorti. Incredibile. Misterioso. C'ho un invulnerabile sotto che non prete. Yes, certo. Quanto? 5. Maledetti loro. Ma sì. Scusa, ma quanto hai di VP con quei cosi? Meno. E allora non mi serve invulnerabile. Di cosa stiamo parlando? Lui invece cosa fa? E lui è quello che ha l'arma antiveicolo. Cioè, sì, ah, e la sua unità ha fino pain al 5. E se inizio, cioè nella fase di combattimento, anche posso lui indicare un veicolo. Nella fase di combattimento indico un veicolo in melee con lui, al 4 più gli faccio di 6 mortali e gli do meno 1 alla weapon skill questo turno. Bello, quanto anche lui c'ha il fino pain al 5? Sì, tutta la sua unità. E c'ha quante ferite? 4 ti direi, sì, 4 ferite. Armatura al 2, lui. La faccia. Va bene. Il tenente Dan ci dice, anche loro, intendendo il Mac, hanno scambiato il monolito per uno scenario. Giusto, eh. È vero. Anche i colori, in effetti, verde, grigio, così ci può stare. Si è camuffato, fa posto. Ma noi ci proviamo, sai. A stealth. non operativo. Devi arrivare in 12 per notarlo. Esatto. Ma no, io sono a 11. Si è mosso. Per fare il coso. Esatto. Mi metti i cecchini e proviamo. Yes. No, ne ho speso uno all'inizio del turno scorso, ma per ora non ho fatto Overwatch. Falli solo del suo turno, quindi nella sua fase comando i suoi. Esattamente. Guarda, poveri, è tanto la casa.
5 colpi di cecchino bastano, se non mi bastano li ricciuccio in aria. Ma io abbondo. Abbondo. Per la scienza, signore. Non abbondi. Non abbondi. Loro 9 P? Meno 2. Meno 5, meno 2 due danni. Quindi resterò alla tiramatura al 2, probabilmente. Perché sono in cover. Ah no, però cover non mi può aumentare. Ah no, no, giusto, cover non mi serve questa cosa. Sì, giusto, cover sì. Comunque mi serve. E l'altro VP? E l'altro è che sono nella mezzo di schieramento. Deve essere completamente o basta che... Ah, scusa, tra l'altro non ho dichiarato la mia dottrina. Sia. Basta che un modello sia. Basta che un modello dell'unità. Devo dichiarare, scusa, la mia dottrina, ma chiaramente sei venuto tu nella mezzo di schieramento, quindi resto pesante. Ok. Intanto adesso vado a riprendere la mascotte che distrae i giocatori, esatto. Di nuovo. E allora mi conviene, sono 5, sono 10 attacchi, non mi conviene l'altro tanto. Colpa mia che da coccolo poi se viene qua, quindi io ne piazzo 5, dai. E il mio pistolero, yes, pistolerterà e non arriverà a questo turno. Il pistolero, c'ho ancora il PTSD a vederlo, perché, perché me l'ha giocato contro in boarding action, e in boarding action che era bello, piuttosto che era. Forte che era, a era rottissimo, a parte che l'aveva trassato perché gli aveva dato un potenziamento dell'arma che gli potenziava in teoria una sola arma e te ne aveva dato tutte quelle. Era solo nella prima, poi nelle altre che ho fatto le avevo cambiato, non mi ricordo. Non era pistola 6 all'epoca? No, era 6 pistole, adesso è pistola 6. E gli aveva dato un potenziamento, che adesso che sì, Hansman, che era più uno danno. Sì. La prima volta, più corretto. Vabbè, va. Che cazzo dai al modello 6 pistole 1, fammi pistola 6? Va bene, loro sono arrivati lì, è arrivato il pistolero dietro il muro. Ah, è arrivato il pistolero allora. Dietro il muro. Sì, ok. E spariamo. Prego! Tu non mi puoi fare... Si diverta anche lei. Anzi, fine fase di movimento attiverò il globo della resurrezione, recupero D6 guerrieri necro. Guerrieri. Mm-hmm. E ne erano morti 4. Ne erano morti 4, per la loro regola posso binarlo. Sono a posto. Penso basti così. Ma quell'uomo mi ha catturato l'obiettivo. È scorretto tutto questo. Eh sì, l'ha peccato di appunti. Sì, che da punti. Sei. Sì. Quello dell'avversario da 6. No, grazie. Quello a Dio, della settimana scorsa. No, questa. Target anche, tipo metà dei segni. Ah, sì. Locust. Questa qua è proprio il contrario. Invece. Locust sparano tutto sul aeroplanino. Sull'aeroplanino? Buddy. E vabbè. Vuoi dirmi qualcosa? Ah, no, perché tutti i tuoi stratagemmi. Cioè, ti potrei overwatchare, ma insomma. No. scusa, non overwatchare. Return Fire era uno stratagemma che c'era nell'index dei. Di Armec, per questo non ricordo. Ok. Tra Vengeful Fallout e ti sparavo indietro. Quindi sparavi e ti sparavo indietro. Ah, fai il Dark Angel quindi. Facevo, allora, in più. Mannaggia. Che bello. 3, 6. Infatti c'era la questione 9. Che utilizzavo il Tecnoprete con il lanciafiamme, con Devastating Woods e Anti-Infantry. E c'era il punto che con lui, nel turno avversario, tu potevi spararlo tipo 3 volte. Perché facevi Overwatch, poi ti sparavano, perché dici, devo toglierti con l'unità, e allora, tu gli sparavi di nuovo. Colpiscono al 3. 18 colpi, colpiscono al 3. Ah, chi sono al volante. Prego. 18 colpi, colpiscono al 3, binato tutto, i 5 autoferiscono. I 5 autoferiscono. Dal 5 al 2 autoferiscono. Beh, vedo un po' di 5 e di 6. Ma in realtà sei in media, penso. E bini tutto. E posso binare tutto. E stai fisciando con tutto i 5 e 6? Quanto hai di resistenza tu? 9. Sì, 9. Non è 10. Armatura, ferite? Armatura 3 più ferite 10. Ma così, da questi 4, questi 3... Sì, 10 ferite e 9 resistenza. Questi 3, 4 più me li salvo. Aspetta un attimo, te lo devo dire prima. I fumogeni. Tu tanto stai fisciando comunque le cose. No, vai avanti, mi sono dimenticato. Vai avanti. Okay. Avevo voluto farlo prima del primo tiro. Vai. Non cambiava comunque perché sto ritirando il 3. Ho salvato questi 3-4. Ok. Ma boh, qualcosa di nuovo. Quindi questi saranno così e questi saranno feriti. Autoferite. Mm-hmm. E questi al 5. Yes. Yes, queen.
Slay. Ok, te vedo solo quelli. Quindi sono sette salvezze al 5. Almeno 2, quindi al 5. 6 e 7 salvezze al 5. E ne morto. Salvo solo una, quindi muore. Perché sono due danni. Vediamo se esplode. Oh! No, quasi. Ci ha provato. Allora, visto che è un'abilità, e quindi posso fare quando un po' mi pare piace, vediamo se il tuo plasmante riesce a svapare il tuo tecnoprete lì con la sua abilità. Quindi, 4 dadi ogni 4 più da mortale. Yes, vai. Una mortale. Vabbè, ci sono ancora due ferite. Ci è piaciuto, insomma. Bene. Arca Apocalisse lì spara al granchietto, che c'è il Fino Pain. Yes. Con tutto. Anzi, forse a questo punto le armi secondarie sparano al letto. Ci può stare. Perché no? Ricordo quindi, che ha stealth. Va bene. Cannonaccio apocaliccio. Apocaliccio? 7 colpi. Beh, cominciamo bene. Al 2. Con lui userò fumogeni. Okay. Quindi uso un CP per sparare i fumogeni con il col granchio. Al 3. Yes. E devastating, giusto? Devastating. Vedo una devastating. 4 danni. Secchi con quel fino e due invulnerabili. Invulnerabili. Tu hai VP meno 4. Sì, no, ok, non posso fare meno di 4. Quindi 2 invulnerabili al 4. Hai. E quindi sono 12 fino pain. Al 5. 6, 8, 10, 12. 12 fino pain al 5. 3. Quindi rimangono 8 ferite a lui. Aspetta, hanno tirati 12, giusto? 12. Ne hai fatte 9. 3, 6, 9, quindi ancora 2 ferite. Ah, 2, scusa. E... sì, quindi... E poi le armi secondarie sul pollo. Yes. Sono 5, 10, perché non siamo gettate. Ah, sì, ok. Queste al meno 1, quindi al 4, immagino. Sì. 4, i 6 autoferiscono. 2 autoferite. E vedo 4 da ferire al 5, sarà. Fatta 4, no? Sì. Cinque ferite. 5 ferite a P0. A P0, quindi no, al 3. Verso il 3. A posto. Boh, quindi là già fatto. Qua. Quanto ti sta triggerando quel pollo? Mi rompe le scatole in un modo che non hai idea. Buono. No, ma aspetta, facciamo qua. A lui. No, oh, ok. Non sapevo avesse un'armata. Sì, il cannone che c'ha in mano. 4 colpi perché siamo in gittata rapida. Sui con i cavalli. A 2. Sembra. Sì, a 2. Okay. Forza 6. Al 3. Quindi a 3. 3 save almeno? 3 save almeno 1. Non sei in cover. Resta invulnerabile al 5. Un danno all'1. E muore uno e un altro viene ferito. No. Toglieremo questo insignificante perché gli altri due hanno il loro significato. Yeah. Eh? Come ha detto. Bono, lui spara. Yes. Ovviamente. Yes. L'idea mi secondo di loro? Sì, ci posso stare. Il ferro murro qua. Ok. Oppure sui cosi, perché c'hanno un fino pain, no? No, non ce l'hanno. Ce l'ha lui. Ti abbasso il coso, tipo, c'hanno 4 di vulnerabili, più che altri castellano. No, 5 più, 5 più. Ah, giusto, c'hanno 5. Yes. Ho sbagliato la partita scorsa. Vulnerabili al 5, non al 4. E adesso hanno resistenza al 9. E resistenza al 9, esatto, perché sono in modalità pugni. Cannone principale su di loro. Ci sta. Anche perché sono blast. Esatto, c'è in più uno di blast. Quindi armi secondarie, 10 colpi. Dai. Altre. I 6 autoferiscono. Magico. Uno autoferisce. Forza 4. Forza 4. Hai 4. Quindi violato 4. 4 save al meno 0. Quindi al 4. Oh. Sono morti. Tutti morti. Sto tirando bei dati. Carichi. Di 6 più 1 colpi di arca. Sono... di 6 più 1 più 1. Più 1, quindi sono 6 colpi. 6 colpi al 2. Yes.
al 2. Sì, un attimo. Al 2 i 6 sono devastanti. Ah, sì. Non vedo devastanti, vedo 4 save. Questi sono meno 4. Ah, sì, scusa. No, vai. Meno 4 se in cover, meno 3. Almeno se in cover con... E tutto il mio modello deve vedere tutto? Non mi ricordo. Lapsus immediato. Non mi ricordo. Lapsus. Devi vedere tutto il modello avversario. Boh, quindi. Se almeno una parte del modello avversario non è visibile, che sia... Boh, sì, due sicuro sono in cover. Due sicuro sono in cover, quindi posso tirare tutti e quattro, perché tanto sì. Hanno più di vabbè, sette ferite l'uno. E hanno sette ferite l'uno. Quindi questi quattro, beh, ma comunque resto invulnerabile. Quindi non mi interessa prendere con quelli in cover, quindi dipende e basta. Sono quattro save all'invulnerabile a 5. E i sei ti riflettono a mortale. No, sono due morti secchi. E vediamo se esplodono. Entrambi insieme, li tiro. A posto. Beh, sono mandoli, dai. E togliamo questi due. Quindi i secondi lì, quindi l'arma secondaria l'ho fatto. Tirando dei save abbastanza schifosi. Allora devo sparare al personaggio, dai. Vai, vai. E il fillopay dell'altra volta per i Castellan, dici? No, è l'abilità dell'ingegnere che però stavolta ha riparato qualcos'altro perché non è nel range dei Castellan. Prima guerrieri, allora Dio mio, plasmante, anzi no, ciò che è il monolito sparerà i suoi raggi della morte. Yes, che c'hanno tutto 24 pollici, i suoi raggi della morte. Chi mi fa più paura? Lui c'ha il pinopane. Lui c'ha il pinopane, esatto. Lui invece. E non c'ha un invulnerabile lui. Esatto, non ha un invulnerabile. Il raggio della morte è qua. Ok. La frusta fotonica, queste sono due unità, no? Yes, un'unità è questa e un'unità è un po' qua e un po' qua, che è quella dei tecnoprete. La frusta fotonica su un'unità del tecnoprete. Ok, ci siamo. Frusta fotonica, 3 di 6 colpi. Blast, quindi più 2. 3 di 6 più 2. Sono 14, 17. 16. Più 2 dobbiamo mettere solo, sì. 16, quindi sono qua, sono 5. Altri 3, 8. Altri 8, 16. Questi al 3 più. Ci siamo. Ferisco al 2, forza 8. Ah, forza 8 questi, ok, sì, sì. Ok, sì. La frusta c'è forza 8, devastating wound. Danno 2. Ok. Allora, non vedo devastating wound. Va bene, sono 10. 3. No, 9. 6, aspetta. 9, quindi 3, posso tirarli tutti? 6, 9, sì. No, perché... Vabbè, sono in cover con tutti, no? Perché stai sparando attraverso cover. BP meno 1, danno 1. Ah no, perché sei tu là dentro. Quindi BP meno 1? No, scusa, quelli sono le armi culo. BP meno 1 danno 2. Meno 1? Ok, allora semplicemente lo azzero perché sono una parte dell'unità e nella mezzo di schieramento. E sono in cover, quindi vado al 3. Sì. 3, 6, 9, quindi lo sto prendendo con quelli in cover. Sono 2, 3, 4, 5, 6. Quindi 6 al 3. Sono due morti e quindi ce ne altri sono ancora 4, quindi sicuramente quindi ancora sì, non so perché no, così troppo, quindi... va bene, altri 4 al 3 sempre, quindi due morti per ora, no. Anzi, perché... e altri 3 morti. Ok, quindi sono morti in totale in 5. Ok, sì, devo tenere un po' in coesione adesso. E i laseroni, 3 laser sul tuo gommone. Sul gommone! Ola! Uno genera... colpisco con te, uno genera di 3 colpi addizionali. Uno colpo addizionale, vabbè. Altre più. Yes. Che forza 12. Cosa hai di resistenza? 10. Ok. 3 salvezze, VP meno 4.
Meno 4. Presi. Ok. No, 3 di 6 più 3. È morto, mi sa. Sì. Sì. Vediamo se esplode. Ah, scusa, sto prendendo subito. Ci sarebbe. Non è esploso. Ok. E non... giocare contro il crew che ha veramente degli anticarro. Brutto. E boh, ho fatto un 6. Sta anche tirando bene. Okay. Però, sta anche tirando bene. Quindi, adesso mancano i guerrieri e il plasmante. E i cecchini. I cecchini. Allora, plasmante. Plasmante c'ha la lancia plasmica. Vediamola. Tre attacchi che ti dirò andranno, non so dove. No, mi sa che la lancia plasmica me la tengo, sparo sull'unità lì. Quale? Dei schitari, quella che ho sparato prima. Quella, ok, quella del tizio, sì. E devo leggermi bene la... perché tecnicamente dovrebbe binare anche lui, perché fa parte dell'unità, ma vediamo appunto. Sì, quando un modello nell'unità del possessore attacca, bini gli uno, se è settato, bini tutto. Tra l'altro, la roba del settaggio funziona anche con la regola del monolito, perché la regola del monolito toglie, ti mette nelle riserve e subito dopo ti fa rientrare. Ok. Quindi, i tre colpi di lancia plasmica andranno sull'unità lì, come abbiamo detto, dei cosi morti. L'Overlord non ha fatto, non c'ha roba. Ok. Quindi a posto. Ah, cazzo, è vero. No, è vero, lui, la lancia plasmica va su di lui. Ecco, ok, ok, mi sembra, no, stavo sperando che dichiarassi tutti quanti per dirti, ma non volevi sparare un pochino anche su... No, la lancia plasmica su di lui, assolutamente. Okay. E poi... lui si sa armatura al 2 di base. Facciamo... ti ricordo che ho usato fumogeni con lui. Quindi ti colpisco al 5 binato. Tutto ciò che colpisce autoferisce. Adduciamo la figura. Grazie. Facciamo che... sta andando via mezzo esercito. Metà unità spara qua. Mm-hmm. Metà unità spara su quella che ha puntato. E la lancia plasmica. Lancia plasmica sul... non ce la posso fare. 3 attacchi al 4 di lancia plasmica. Colpisco. Felisco al 2, perché resistenza 3 più 1. 4, resistenza 4. Al 3 allora, felisco tutti. Vai, 3 salvezza almeno 3. Invulnerabili, 3 invulnerabili al 5. Vai, 2 di danno. No. Morto. È scoppiato anche lui. 20 attacchi contro il tuo granchio. Un enhancement ben utilizzato. 3. Ah, ma io ti azzeravo un attacco. Vabbè, mi sono dimenticato. Vai, andiamo avanti. 3, 6, no, se vuoi. Mettiamo 1. 10. Allora, uno di questi è vivo con 3 ferite, giusto? Va bene. Manderò il mio prode Scorpec a tentare di fare qualcosa lì. Ci sta. Tanto fa mortali in effetti. Però appunto abbatte il round, che quindi non me lo puoi esatto, fare. Non lo potrò fare nel mio turno. Ok. Sì. Allora, qua sono 19. Contro Overwatch o qualcosa del genere. Quindi 20 attacchi col tuo granchietto. Yes. Al 5 perché c'è almeno uno. Tutto binato, i 5 ti autoferiscono. Yes. non sono in dubbio da fisciare o non fisciare, ritiro tutto ciò che non ha fatto. Sono ne hai tirati 20? 20, sì. 3, 6, 7, sì, perfettamente in medio, va bene. No. Ce ne sono altri 4? No. Quindi sono 3, 6, 7, 11. 11. Almeno 1, quindi 11 al 3. No, ma sono nella mezzo di schieramento, quindi è meno 0. No. E tra l'altro sono anche in cover, non conterebbe comunque. 6. È vero, se mi hai sgamato. 11. L'inganno della cadrega mi ha fatto di nuovo. Io non sto facendo niente di nuovo. Io non sto facendo niente di nuovo. Sì, è morto. Ha fatto 6-1. È morto. Vediamo, se morto. Vediamo se esplode. No. È imploso. Danno 1? Sì, danno 1. Sì. Ho tirato tipo 5-1. Quindi. 6-1. Sì, mi sa che ho già finito di giocare.
altri 20 sui tuoi schitari. Di nuovo i 5 autoferiscono. Prego. Tutto. Mm-hmm. E però questa volta colpisce il 4, immagino. Sì. Non è il gioco di trattamento, no? Io non ho mai detto che è un sgrabo. Che poi, in realtà, la gente dice che non è tanto sgrabo perché Monolito è difficile da usare, costa un casino di punti, eccetera. Io mi diverto. Io l'ho giocato da quando è iniziato, da quando è uscita la decina di e la compensazione di Giovanni, questa a lui piace mettere i mostroni grossi sempre, esatto. Però ci può stare, a me vedere un monolito in tavola piace sempre perché è un bellissimo, dai, cioè è l'essenza del Necron per siamo me. Sotto Natale, ci vuole un Pandoro in tavola, un bel Pandoro, esatto. a Natale si può fare il tuo Freeride al 3. Di quanti save mi sta parlando? 17. Almeno? 1. No! Diventa meno 0? No, aspetta. Non sono il peso più facile. Diventa meno 0 perché sono in mezzo di schieramento. 17 salvezze. 17 salvezze. Ne rimangono 5. Devo tirare una alla volta quello in cover. Quindi quello in cover al 3. Vai. 17 abbiamo detto, no? Sì. Quindi 15, 14... 13, 12, no. 11, 10. Aspetta, mettiti tipo il mucchietto di lato, così non serve che teniamo sempre. Ne hai fatti 7, altri 10. 4, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi è questo che si prova con te cripto, tra interessante, interessante. Quindi è... Un attimo, eccolo, un altro, eccolo. Oh, che avevo fatto! Abbiamo l'MVP! Bene, preso. Dopo 17 tiri... Ancora 4 save che vanno sul resto della squadra, che sono al 4. Vai. E rimane vivo solo il personaggio. E no, rimangono vivi altri due tizi della squadra. Comunque quello è il Pandoro adatto al giocatore Mac oggi. Pandoro mai una gioia. Mai una esatto! Gioia? Tirami su, tra l'altro. È proprio vero! Come i Necron. Ok, sono rimasti due tizi vivi. E tu hai, con quell'unità hai sparato, puoi sparare ancora con i cecchini. Cecchini, vai! Possiamo vedere al 3. Sull'unità sempre quella, sì, là sempre lui. Ci stiamo. Il polletto non goballe. 5 su attacchi su di loro. Al 3. Colpiscono in 3. Mannaggia, non possiamo ucciderlo. Metto io il monolito. 3 salvezze almeno 2. Che diventa almeno 0 in pratica. Voi, sì. Quindi precisione, li allocchi tutti su di lui? Ah, fuck, è vero, sì. No, è vero. Sì, lo fai? Sì, sì, certo. Ok, quindi 3 save al 2. È vero. Aspetta che ci penso. Puoi mettere solo l'unità se vuoi. Sono due tizi, ma... Sono in fondo. In realtà gli attacchi li fai uno alla volta, quindi ti direi allocchiamo il primo attacco. Al personaggio. Ok, quindi questo al 2. La prende. Quindi 2 danni subiti, ancora 2 ferite. Secondo su di lui? Secondo su di lui? Ha tankato tutto quello che poteva il tizio, il ospitare accanto a lui. Lui non ce la può fare. Mamma è a posto il terzo? Anche sul terzo. Ci sta a sto punto. È vivo. Che palle. Vabbè, però ha fatto il suo, dai. Sparato. Non diciamo di no. Sparato. Sì, sparato. 60? No, non lo saprei. Non tiri fuori un altro paio di monoliti, mi sembra anche con quelli. Mi ho portato il è vero. Fasi di cariche. Scorpec. Signor Scorpec. Sui tuoi castelli. Sì, ci sei. Ci sto pensando. Volevo usare un po' di CP il prossimo turno, però non ho più niente in campo. Dove li uso quei CP? Vabbè, sì, ti sporo indietro, vedo se ti ammazzo. Ultimo CP è andato. Sono 9 colpi, ti sparo subito, ok? Dopo il monolito carica di scusare. Ok. So cosa dire. Sono 9 colpi, no, questi sono no, senza perché dovrei fare il giro, okay. Boh, tranne sul muretto non può volare su. Vola lui, sì, ma però devi volare su e giù tipo, cioè dovrei fare il giro, dovresti fare così, ok, fare il giro, ma che non sono lo faccio tanti pollici, mi sull'obiettivo. Allora questi qua sono i colpi del blaster scarso, questi sono meno 1-1, quindi questi a 6. Abbiamo 2 6, quindi questi porta 6 al 4. Perfetto. 2 save almeno 1. Bellissimo. 2 danni così. Iniziamo. Beh, mettila così, se erano quelli degli altri. No, 67. Era 5. Ho fatto doppio 6. Quindi, ciao.
E quindi questi sono andati, e quindi sono due danni subiti, e adesso sono altri 9, che questi sono danno 2 invece. E quindi questo è 6. Abbiamo 3 questi. Abbiamo stavolta forza. Forza sempre 6, quindi al 5. No, no. E poi la pistola del Datasmith. Che fa danno 2? No, però, oh, è, però è devastating wound. No! un attacco. Tanto si immola questo. No, niente da fare. Niente da fare. Quindi, ah, quelli non possono caricare perché hanno fatto il magheggio. Il monolito ha detto meglio. Ah, no. se entrano entro 3 non possono caricare. No, okay. Magari. Infatti lo usi, visto che questo distaccamento lo si usa con gli stun, okay. Usi, fai entrare a 3 pollici il noctifero che c'ha la bolla di 6 pollici di immortali. Tipo 3 di 3 mortali così ammuzzano. Là devi stare più attento di quello che sono stato io a dove metti l'unità, però. Quindi niente. Ah, però il mortifero in effetti entra a 3 pollici, può entrare dove vuole, è una basetta piccina. 40 mm. Sì, è un terminator. È un terminator. Fa schifo il modello del mondo. Attenzione! Fa schifo, non hanno mai visto. Sarebbe fatto più grosso. È classico. Giovanni, ha più anni di te quel modello. Beh, non ci vuole molto. persino me più anni di me. Allora, ogni volta che finisce la carica. Ah, te l'avrei fatto comunque. Anche se mi avessi ucciso in mortale, te l'avrei fatto lo stesso. Quindi, dal 2. Okay. Sì, di 3 mortali. Di 3 mortali? Io vai. Ho gli anni che ho. 3 mortali. Sei morto il tizio che avevo salvato. Okay. Vediamo se esplode. Esplode. E entro 6 pollici, giusto? Quindi me, grazie. Però ci sono anche questi schitari qua, non c'è quel tizio là e non ci sono quei tizi là. Quindi, allora, questi si prendono una ferita e uno di questi va a 6 ferite rimaste e gli schitari ne muore uno. Gli schitari, poco fare i più. Siamo in tema natalizio qua, non si vede. 4 attacchi di mannaia. Mannaia, lo dico io. Mannaia al 2. Ehi. Mi dica. Forza. Campioni, come se al 3. Vai, 2 invulnerabili. Al 3? Com'è? 10. È la mannaia. E 2 invulnerabili? Meno 3, 3 danni, sì. Meno 3, sì, al 5. E 2 invulnerabili. Quanti danni? 6 danni in totale, muore. Muore uno. Ah sì, scusa, questa è quella. Togli e muori quell'altro, vedi se esplode così. E non si esplode? Esplode, ma è no. No. Peccato. Ci abbiamo sperato. Sì. Il contrattacco! Chissà come finirà. Beh, in realtà non è detto che te lo ammazzo, come io. Hai visto. C'è una ferita rimanente. Sì, ma questi colpi sono ai 4. Sono 5 da attacchi. Sì, 5 i suoi. Entrano 2, feriscono al... Ah, è stato 7, detto. Quindi al 3. Quindi al 3. 1. 4 più vulnerabile? Vediamo. Esplode? Non può esplodere. Lui no. Poi c'è il Datasmith anche volendo. Sì, c'era ancora lui, era pronto con il suo maglio potenziato a vedere se riusciva a fare un paio di danni. Allora, malissimo. Fine del mio turno, faccio massimale di No Prisoner, perché ho fatto più di... Ho fatto tutta la tiranità giusta, sai? Hai ucciso un granchio, un gommone... Ho ucciso, perfetto. Un granchio, un gommone... L'aereo, il Datasmith e i cavalieri. No, il Datasmith, no, l'ingegnere, sì. Okay. E i cavalieri, sì, c'hai ragione. 5 punti di No Prisoner. Defendere Strongo devo aspettare il suo turno. Devi aspettare che vediamo se ti riesco a prendere quello di più. No. Ho messo apposta il coso lì, porca miseria. Clan Zomb, no? Il globo l'ho usato sull'overall, quindi lui c'era ancora il globo. Aia! Che dire? Allora... È scomparso metà mech. Cosa succede? Qua c'è un po' di cimitero, ma un altro po', quindi non è che... Tu intanto... Battleshock, loro. Sì. Coso. Stavo guardando un po' di distanza a vedere cosa succedeva. Tacchino. No. Coraggiosissimo. È dopaminato sto tacchino. E unità del Tech Priest. Della bella. Sta a posto. Quello è importante. Questo è importante perché volevo usare uno stratagemma sui loro. Sto turno. No. 5, fallito. È andato. Voto scioccato. Obiettivo. Anche, vero. E quindi... Niente più male, perché non è un BTV. Malamente tutto questo. Poteva andare difficilmente peggio di così. Possiamo pescare delle secondarie bellissime. È vero, vediamole. Vediamole. Oh. Secure No Man's Land, devi catturarmi quella.
Sì, vabbè. Defende Stronghold, devi catturare il tuo obiettivo. Quello è fattibile in realtà, perché voltarmi a ammazzare con l'unità di guerrieri si può fare. Ah, c'è anche il Morito, quanto ha? 10? 8. Aspetta che guardo. Ah, io vado a 2 CP, tu vai a 2. Okay. Io vado a 1, ho usato 1 per fare Overwatch, non serve a niente. Sì, mi confermo, il monolito ne ha 8 di ossia, ogni guerriero ne ha 2. Allora, prendere questo è facile. E tenerlo, che... Prendere quello è tipo impossibile. Non so quanto hanno ucciso loro, sai? 2, forse 3. Sono distruttori, tecnicamente non dovrebbero averne altre. 2. Sì, però, however... Sì, no. However... Venire là è interessante. Mi fotti l'obiettivo secondario. Quanto hanno di ossi loro? 1. Ok. Io lì ho scorticatori che hanno 1, nei cecchini che hanno anche 1. E il Lord, il distruttore. Stiamo pensando. Che ne ha 1. Ok, quindi c'ho. Lui riparerà l'unico veicolo che è in città e lui si prende fino a Pain, come tu come lo scorso. L'unico veicolo. L'unico veicolo. No, dai, c'è ancora lui, c'è anche il tacchino. Andiamo avanti. Andiamo avanti. A parte che lui può riparare qualsiasi cosa, solo che solo i veicoli si prendono il fino a Pain. Sì. No. Può riparare qualsiasi cosa, ma solo i veicoli prendono il fino a Pain. Brutta la questione. Monolito che ti posa. È che io volevo venire ad attaccare quel monolito, soprattutto col Tecnopeter, per vedere se gli fa male. Quindi veniamo un pochino in là e vediamo cosa succede. Questa è una coesione. Coppa fa molto male il monolito, paradossalmente, sta attento. Ah sì? Fa se attacchi al 2, 8 meno 2, 3 danni. Vabbè, ma ci sono... Perché c'è il portale mistico che ti chiude. Al 2, hai detto? Colpisce al 2! Ma che veicolo è colpisce al 2? Considera che la scorsa edizione lottava col pivot automatico. Loro restano fermi, sparano là. Perché li gira lui? Loro restano fermi e sparano qua, ho bisogno di colpire tutto quello che posso colpire. Danni, sì. Ma sì, ma io vengo anche con Cole a venire se posso ammazzarlo. Ciao. It's time to do. Buongiorno. Allala. Lui resta fermo perché vuole sparare al monolito. I suoni strani del Necron non sono perché i suoi circuiti stanno andando a quel paese, perché sta coccolando la mascotte, la mascottina chiaro. Qua. Ma si vede in camera. No, perché... Ah no? Adesso sì. Ah, perché eri in quella dall'alto. Okay, okay. Ciao! Lascia stare che è la mia unica gioia rimasta. Lei, in ecco momento. Così, vincerà il giocatore Mac perché il Necron distratto. In questo tavolo va bene, devo muovere l'oro. No, che mi adesso mi pulisco sui me. Sull'ame, cosa sto dicendo? Scusa. Sono, questa si chiama follia del grande sonno. Mi scusi, ma di cosa? Questa è tutta l'oro. Di cosa sta parlando? Di cosa sta parlando? I gradini sono vivi? No. I gradini sono morti. Era una delle purghe. No, sono Vanguard quelli. Questi qua? Questi sono Vanguard, sì. Okay. Probabilmente vedi quello con il cecchino e dici... A me piacciono un casino, perché sono ignoranti senza marissimi i cavalli che fanno il lanciafiamme come muso. Sì, pazzesco, i Sulfur Hounds. Che ridere questo nome. Adoro. Ok, questi stanno qua, questo è il mio singolo CP. Ah sì, non ho speso il mio CP nella mia fase di comando perché non ha senso farlo, perché volevo spenderlo qua, ma ricordiamo che l'ultima battuta scioccata, quindi Sedge, ma va bene così. Io devo capire qua cosa fare. Sta bene così, dovete rollare, va bene così. Quelli si potranno teletrasportare, ma per farlo devono rientrare vicini al monolito, giusto? Sì. Considera che conta come non fallback, quindi posso sparare, E ovviamente, come ho detto prima, bineranno tutto. Sì. Va bene, io i movimenti li ho finiti perché loro vogliono restare fermi. Ah, il tacchino magari. Tacchino. Quanto hanno DC questi? 2-1. Ce ne sono 3 sul coso, lui quanti ne ha? 2. Vai tacchino. Non so se va il tacchino. Non vuoi, che è vero? No, sono mounted. Il tacchino avanza, perché può avanzare e caricare tanto, quindi cosa gli interessa? Ma ha impegnato poco però proprio, È demoralizzato sto povero attivista. Quanto si muove di base? 12.
sto venendo a trovare l'obiettivo, vediamo se succede qualcosa. No. E Icast la viene avanti perché si è stufato di restare indietro, quindi è così. Porta il tuo figlio a lavoro. C'è il dato Smith dietro. Bello, bello questo. Allora, spariamo. Oh, sì. Ah, sì. Mi rubi i minuti. Loro si sono solo mossi, possono sparare. Cominciamo con loro perché non hanno target fuori tanto. Quindi spareranno su di lui tutto quello che hanno, che non è molto perché non sono neanche in range. Quindi cominciamo col cecchino. Un colpo di cecchino. Ah, ma il cecchino può sparare sui cecchini forse. No, battaglia di cecchini questa. Guerra tra cecchini. Sì, cecchino, cecchino e cecchini. Facile così. Un cecchino sui cecchini, tutto il resto sulla barca. Quindi cecchino è 4. Niente, ha cecchinato molto male. Ha colpito la due colpi di arc rifle sulla barca, al 4. Uno entra, antiveicolo al 4. Ok, di 3 danni. Devastating. 2 devastating. No, il resto non lo tiro neanche. Perché sono in range con forse uno di questi. Non sono in range con nessuno di quelli, hanno 18 pollici in range. Loro spareranno con lui sugli scorticati. Loro sono rimasti in protocollo, va bene così. Quindi tre colpi, questi sono quelli con un danno. Quindi loro quante ferite hanno loro? Una. E non hanno fino a pain, però li sparo tutti insieme. Quindi sono sei colpi, questi colpiscono al 4. Meno 1, ignoro cover. Okay. Quindi forza 6 al 3, immagino. Okay. Un save al meno 1. Allora, a posto. E lui non è in range per niente, quindi non è che lo scorticato il proiettile. Esatto, non è in 12 pollici. No. E lui è avanzato, quindi non può sparare la sua pistola. Sì, ho la pistola. Una Phosphor Serpenta. Una volta ci ha ammazzato un Dreadnought. Ha disingaggiato, si è voltato, cioè non quelli di Tommy, con una ferita gli ha sparato in testa. E... ah sì, dovevo trovare la mia borsa. L'unità di Skitari Vanguard, quella a piena forza, spara tutto quello che ha sui guerrieri. Sì, tu fai. E spara l'arc rifle sul monolito. Ok. Quindi, allora sono tre... Sì, spendo un punto comando per dare un vulnerabile al monolito. 12, un punto comando rimanente. 15, 18 e 21. Vai monolito, sei la mia unica speranza. 21 colpi al 3 perché sono rimasto fermo. Sì. Fanno qualcosa al 6? No. Gesù. Schifo. Confermo. Schifo. È così vero. Forza. anti-infantry al 4. Tre, sei, nove save almeno zero. Nove save almeno zero? Non sono in cover. Non sei in cover. A meno che in realtà io usassi, dovevo usarlo prima. Perché non so, beh, puoi usarlo anche adesso se vuoi, non mi interessa. Va bene, per play, c'ho la... Dai. Perché l'Overlo c'ha l'abilità quella dei Battle Tactics, no? Degli stratagemmi, quindi uso il Go to Ground. Che mi dà cover. Sì. Ignoro cover. Ho un Omnispex con tutto quanto. Mi sono dimenticato. 4 morti, 5 e continuiamo con il plasma. Non lo sovraccarico. Beh, se lo sovraccarico ti ferisco al 2. Lo sovraccarico. Ma che non lo sovraccarichiamo. Due colpi al 3. Uno entra. Al 2 non entra. Vediamo se muore. Sembra il colpo. No. Un colpo di cecchino. Cecchino. No. E due colpi di arc rifle sul monolito. Sì. Antiveicolo 4. No. Sto tirando. Le Madonne, altro che Gesù. Ah no, c'è sì. Titanico, non ti posso vedere qua, da qua a qua. Sarebbe linea di vista reale, ma ti dico che mi vedi, sì. Con chi, scusa? Con il Tecnocoso. Beh, si lo vede, perché vedi un edificio, quello grande. Sì,
sarebbe linea di vista reale, però sì, comunque lo vede. Da qua. No, no, questo qua sto questo. Dicendo. Ah, sì, sarebbe... si lo vede comunque. Sì, sì. Sei più alto. Sì, lui sì, ma i tizi sotto no, chiaramente. Lascia. Sono quattro... No, vabbè, quattro attacchi, vabbè, lo mettevo un pochino più indietro, sì, sì, se vogliamo, facciamo tipo così. Quattro spari dei tizietti che c'erano con lui sull'unità di guerrieri, okay. Quindi quattro colpi al 4 perché loro si sono mossi, rerollano gli uno perché sono entro 6 da call. No. È proprio vero, niente, comunque sono 2. Forza 4 al 4, okay. Niente. E lui invece ha sparato tutto quello che aveva sul monolito, quindi tre colpi di Volkite al 3, rollando gli 1. Mannaggia. Questi antiveicolo al 4, due ferite di devastating, sì, due danni di devastating, e infine il macro stabber, questi sono 5 colpi al 3, okay. Rollando gli 1, rollo questo 1, sono questi 5. E questi 5 sono tutti quanti antiveicolo al 4. 7424. Ok, così vai. Quindi questi 5 al 4. 4. Hai 3 save al meno 0. 3 save al 2. No, peccato. Poi se lo danno 1000. Tutti questi là, l'Arc Rifle sul monolito e il plasma sempre sui guerrieri. Il plasma lo sovraccarichiamo subito, andiamo avanti. Vai, vai. Era al 3 rollando gli 1 e questo sono sì, sono rimasti fermi. Questo al 2. Sto dato che va. Un invulnerabile se ce l'hai. Ok, scusa, meno 3. Ah sì, avete meno 3 al 4, ok. Migliori cover. Quindi un morto e tutti gli altri, quella unità di Rangers, quindi sono 2 4 5 6 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 colpi. Ah, non ho tirato Atratos? Atratos? No. Questi al 3 rollando gli 1. Al 4. Questi al 4. Questi save al meno 0. Quindi 7 save al 4. E continuando il cecchino, sempre su di loro. Quindi il cecchino, al 3 rollando gli 1, rollando questo 1. No, non c'è da fare. Due colpi di Dark Rifle su monolito. Al 3 rollando gli 1. Al 4 antiveicolo. Un, quindi di 3 danni. Ups. 3 danni. Dica. Ah sì, dado. Lo tiro il colpo io. 17 rimanenti. 17 rimanenti, ma ce la facciamo, ce la facciamo. Il granchio, tutti gli stabber su di loro e il laser neutroni sul monolito. Quindi faccio prima il laser, sono due colpi di laser, al 3 rollando gli 1. Niente da fare, non c'è la speranza. Forza 16 al 3. Un invulnerabile. No! Aspetta, mi fai darti danni? Di 6 più 1. Cos'altro gli puoi sparare? Lui. Cosa fa di male? Atomizzatore solare. Sono di 3 colpi di danno 3 più di 3 perché sei in melta. Forza 14, quindi ti ferirò al 4. Questo no? 2. Mamma. Sono solo di 3 colpi, però. No. Vai. Di 6 più 1 danni? 7 danni! È il granchio! Cosa gli ha fatto il granchio? La redenzione! Spacchiamo il monolito in un turno! Ce la facciamo! No, no. Ce la facciamo! La sarebbe un momento via, bellissimo! 3, 6, questi sono sui guerrieri. 3, 6, 9, 12 colpi. Al 3 rollando gli 1. Questi 2, 1. Quindi questi se ne vanno per sempre. Vedo un 6, quindi un sustained. Questi qua, forza 4 al 4. Con questo non ti ignoro cover, quindi se vuoi andare a terra puoi farlo. Sono 4 save al meno 0. 4 save al meno 0, 4 save al 3, 1 morto meno. Era uguale. Era uguale. Boh, tanto è gratis. Sì, sì, vabbè. Questo distaccamento non è battle tactics. È tutto quanto altro.
Interessante. Non è che controllato il mio se cose del genere, in effetti. Bom, Caulo. Lui. Ah, no, c'è ancora lui. Mi hai mentito, mi fa il danno 18. A posto? Sì, vabbè, sì, danno 18, no? Lui spara un colpo di pistola su, su Monolito. Al 3 rollando gli 1. Peccato, devastating è superiore. Attento, tu, eh. Ecco, Carlo. E, quindi lui ha fatto Cole di 3 colpi di atomizzatore solare. Dai! No, tipo. Sì! Al 2. 3 colpi al 2, rollando gli 1. Al 3. No, quanta resistenza? 13. Ah, 13! Al 3, è vero. 16, tra l'altro. È vero. 2 save all'invulnerabile. Hai 16, che significa che... Per... No, 14, forse 14. Ah, okay. Per questo ti dicevo che era... Aspetta, aspetta che ti confermo. Entrambe. Forte. Sì, forse era 14. Forte. No, perché se la 16 ferivi a 4 più un Warlord, eh? Cioè, schifo non fa 16. Solo il granchio ferisce al 4 più un Warlord. E... Loro non parano i Rastalker? No, non ho niente. E no. Cariche! Carico fuori con tutto. Allora, dichiarare cariche. Cole qua, sicuramente. Capisco. Loro, sempre su Monolito, no. Perché possono fare le mortali. Lui, su Monolito, si vola. Lui qua, perché c'è la speranza, è l'ultima a morire, ed è una carica di 11 pollici. Yeah. Loro qua, lui qua. Tutto sui loro. Sì, tutto su di loro, perché caricare gli scorticati non ha senso, perché sono troppo lontani. Quindi iniziamo da queste, già che ci siamo. Quindi, i Rastalker hanno più uno a caricare. Sono dentro. Sì. E il tacchino. Sì. C'è. Oh, eccolo! So! No! Quasi! Mi ha fatto... No! 11. No, non è 10 e mezzo. Ah, che male! Ci ha provato. C'è stato un tentativo. Guarda, dopo la carica di 12 pollici del custode è stato giorno, guarda anche noi. Vengo qua. Ma posto così. Che palle che era quella, mamma mia. Scusa, ti sto spostando il tizio. Se si rompono, ti rompono. Come, scusi? E lui se ne stava qua. Cosa succede? E loro se ne stanno là, appunto dicevamo, 1, 2, 3 su quello. Quasi quasi veniamo anche in melee. No, però sei più forte di me in melee. Il mio coso c'ha un bel devastating wound, di lancia devastating wound. Ma sì, falcia, cosa ci vogliamo dire? Allora, quell'unità là. Ci siamo. Sì, Caul. Caul. Sì. Anzi, prima l'altro. Prima l'altro, ok. Sì, prima l'altro. Sì, sicuramente. Caul. Caule. Sì. Può fare il giro e di qua e toccare l'obiettivo. Con 7 può fare il giro e toccare l'obiettivo. Va bene. E anche loro potrebbero toccare l'obiettivo. Può sfondare da mostro? È mostro? No, deve stare qua. Infatti è fondamento. Quindi lui stava dentro, andava su. Quanto ha fatto con lui? Ha fatto 7. No, con 7 non ci arrivava. Se ne stava qua. E loro invece entrano dentro. Puoi mettere tipo sul piano sopra, se vuoi. Sì, ok, va bene. Facciamo più comodo così. Siamo intelligenti. Siamo intelligenti, vero. Siamo intelligenti. È proprio vero, sono d'accordo. Quindi quelli non sono stati caricati. Siamo come tre binari. Iniziamo con le cose interessanti. Il Tecnoprete al 4 più ti fa di 6 mortali sul monolito. Ok, aspetta che io vedo se... Boh, vai. Quanto tira. Ok, vabbè, questo al 4 più... Ho fatto 1. Con 1 ovviamente si fa 4 danni. Assolutamente, 4 danni fatti da solo. Qua ci sono le sue 2 ferite che si era dimenticato indietro. Si era dimenticato di stare male. E, a questo punto cominciamo da là, tanto non mi puoi interrompere. Quindi cominciamo da questi. Sono 4 attacchi di tacchino. E 4 attacchi al 4. Bello. Uno entra, forza 7, ma lancia al 2. No. Sto tirando bene. No. Loro. Allora iniziamo da lui perché è antifanteria. Quindi 4 attacchi al 4. Va meglio, sì. 2 entrano. Statistica. Antifanteria al 3. Okay. Una devastating.
Loro hanno quante ferite all'uno? Mi sembra una. Loro hanno comunque forza resistenza 5, i necrocecchini. 16, allora li ferirò al 5 con gli altri. Speravo di ammazzarli, però se tiri solo questi. Sì, hanno una ferita all'uno. Quindi, uno morto e il resto della squadra, quindi 4 ragazzi al 4. Ok, e poi al 5. VP. VP meno 1. E devastanti. Devastanti di freno. Beh, se essere tiro. Una. Cioè, una ferita fatta. Ah, uno, quindi muore un altro. Sì, ma non ti ho tolto l'obiettivo, che era la cosa fondamentale per toglierti il defense draw. Perché il tacchino no? Cioè, il tacchino ha fatto schifo. Sì, ha fatto schifissimo. E il resto dell'unità, tutte su Monolito, è quello che abbiamo. Prendo il CP rimanente per dargli invulnerabile anche adesso. Sì, ok. Cavolo, fa male questo corpo. Sì, ma non è fatto per antiveicolo. Ha 4 attacchi di antiveicolo, ma tutti quanti fanno danno 1. Allora, sì, ma devastanti. Con devastating. 4 attacchi di cold di Asha. Quindi questi 4 al 3, mi pare. No, 2. al 2. No, no, lo sciame al 3, se non sbaglio. Quindi 4 attacchi al 2, non rerollo l'1 perché è solo ranged, mi pare. No, sono attacchi. Allora rerollo anche Henry. Quindi rollo anche questi. Ah sì, giusto, l'ho sempre fatto di Castellan. Quindi questi 4, forza 8 al 5. 1, un save, sono invulnerabili. Di prima 2, danno... 2. 2, sì. 2 di 6 attacchi di sciame di mecadendriti. Statistico preciso. 7 attacchi al 3 rollando gli 1. Stanno entrando tutti questi. Mi fate tristezza. Se riescono a 6. Hanno VP 0. Un save. Per scherno. Che palle. 4 attacchi di Arc Claw al 2, rollando gli 1. Questi qua, antiveicolo al 4 con devastating. Sono 2 devastating. Ma lo facciamo bracchettato, signor? Signor, bracchetta? Sì, è sicuro bracchettato. E poi il tecnoprete ingegnere, gli è morto un veicolo accanto perché sono morti questi tizi qua, quindi ha 6 attacchi di Asha. Un gioco armato di Asha. Esatto, proprio lui. 6 attacchi di Asha che colpiscono al 4, rollando gli 1. Ok, 3. Entrano 3, forza 6 al 6, purtroppo. Sì. Non c'è altri veicoli qua. Sadly. No. Mi piacerebbe. No. E devo controllare, lui non ha, cioè lui ha il servobraccio, sì, che è un altro attacco, ha il 4, no. E l'altra squadra, quindi 2 attacchi di schitari piccoli, quindi 2 attacchi al 4, rollando gli 1, entrano entrambi, che forti, al 6, guarda, un save a meno 0, no, lo volevo vedere anche questo. No. E infine il l'ascia dell'omnissia. 4 attacchi al 3, rollando gli 1. Prerolla questo 1. No. Ne fanno comunque solo 2. 2 attacchi a 6. 9. Nice. Rispondo. Prego. Io posso aspettare, no? I miei attacchi con una volta da corpo a corpo. Allora, tu mi hai bracchettato. Mannaggia te. Ma non abbastanza. No. fermo. 6 attacchi. Dottor, si fermi. Non ancora, però quasi. Allora, facciamo 4 attacchi sul tuo simpatico manipolo di simpaticoni. Simpaticoni, io simpaticoni. Cosa di... su... ok, 4 attacchi su quello, 2 attacchi sul tecnoprete piccolo, va bene. Per il serio scavo è un mostro, no? È un mostro. Sparo poi dal gioco. Ha senso. E 4 attacchi al 3. Capiscono questi, ferisco al 2. Yes. Ok. Meno 2 danno 3. 3 save al 5, che li tiriamo prima su due piccoli, quindi 3 vulnerabili al 5, 2 vulnerabili al 5, morti, e il tecnoprete a Finopei. Oh, quanti danno? Danno 3. 3 Finopei sul primo, è morto, 3 Finopei sul secondo, è morto, per poco. Il Finopei ce l'ha comunque o solo quando sono intruppati? E penso che solo quando sono intruppati. Quindi vale ancora, continua a valere sì. Adesso perché è un... Perché fa parte dello... Okay. Penso di sì, fa parte... Sì. Okay, allora quindi dobbiamo tirare il suo save invulnerabile certo. E lui è meno, meno quanto? Meno 2 da un 3. Quindi sul, non è ancora invulnerabile, ma è 4. No? Danno 3, quindi 3 fino a pay, nel 5. È
morto. Giusto, giusto. Ho tirato, cioè non ho fatto un save. E gli altri due attacchi su quell'altro che non colpisce nessuno dei due. Ma no, va bene lo stesso. Ci va bene così. Fine del tuo turno. Ah sì. I cecchini. Cecchino. Tiro una strangata di quelli. I necro cecchini. I necroni. Sì, che tanto posso anche uscire perché qua sicuramente non mi Sì, sì, no, è tuo perché c'hai quei tetti tutto di mezzo. Due attaccheranno il polletto perché il polletto io lo odio con tutto il mio cuore. Ancora tre ferite. Ma dopo arrivano perché lo odi così tanto? Cosa perché ti ha fatto? Serve tipo la bambola voodoo ad ogni partita, quell'unità che lo odi. Ho due attacchi in corpo a corpo, che capisco il tre. Fortissimo. Due attacchi sui polli e... Sì, ma sono cecchini, cosa vuol dire? Va bene, poi lo ha resistenza, non lo so, ma il tiro. Uno la ferita. Un save almeno? Zero. E sui tuoi... Niente. Siete niente. Che bel combat! Bene, fine del tuo turno. Tengo... Io non faccio nessun obiettivo. Ah no, faccio Secure No Man's Land con uno dei due, quindi faccio due punti vittoria per questo. Sì. Defend Stronghold, vuoi tenertelo? No, lo scarto. Va bene, quindi ottieni un CP. Io invece appunto faccio alla fine del suo 3 punti di Defense Stronghold. 3? Non 6? No, 3. No, no, sono 3. Perché è culo, tenere il tuo dovrebbe essere facile tecnicamente. Ah sì, ma scusa, vero, non caccia di Il caccia di Nautos è quello che ti dà un... Sì, 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 quello 8. Ti dà 8. Speriamo ok, quindi... Speriamo adesso, no, Fine... 3. Turno 3. Tu inizio turno 3 e io vado a 3 CP e tu vai a 1. 1 CP. Battleshock, questi non devono, quello non deve, questo non deve. Aspetta, prima di fare questa cosa devo dichiarare le mie cose. Ombra del Vox. Cole, sempre il roll dell'1, perché va bene. E, e facciamo... Ma sì, sempre Protector, perché comunque sono qua, sono nella mia zona di schieramento e sto fermo perché tanto ti ho già davanti, quindi va bene così. Onesto. E i guerrieri non devono perché sono sopra la metà. Sì, sicuramente. E monolito. No, fallito. Si batto e sciocca il monolito, attenzione. Sì, l'animazione. Ah, quell'obiettivo lo tengo comunque. Sì, tu. E quindi io faccio 6 più 5 più 2 di primaria. Perché sono 6, hai il mio, 5, hai il tuo 2. E hai uno di quelli della tre nessuno. Yes. Secondario, Storm Hostile Objective. Sì, non sì. So che non riesco a fare. Ah, prendere questo. No, prendere quello. Hai. Ah, sì, alla fine del tuo turno potevo paraflesciarmi via con qualcuno. Ah, no, ok. No, pace, no. Area Denial. Boh, non si può fare. Sì. Beh, puoi fare Storm Hostile Objective. No, è difficile. Stavo pensando con i cecchini, ma non un colpo all'1. Quanto hai di... O C? O sì, quanto. Sono 2-1 a testa. 2 a testa? Mm-hmm. No. Ricordo almeno che se mi entri entro 3 pollici hai meno 1 di C. Sì, sì, no, te lo ricordo. Sì, vabbè, potuto togliere quelli, vabbè, faccio. Quindi sì, le animazioni. Monolito, 2. Guerrieri. Te li rimetto là. Sì, grazie. 2, lo lascio a 2. Quindi monolito va a 7. Cecchini. Cosa abbiamo detto? Due di guerrieri. Quest'arca apocalisse torna full vita, sicuro. L'altra arca. Riuscirò a fare 5 su un D3? No, faccio uno infatti. Giusto. Giusto, fanno cazzate di pulita di pulito. Mi sembra giusto però. Mi pulisco. E cos'altro manca? In realtà basta. Non ho altre cose da curarmi. Sto bracket d'arca? No, no. Sto per i ciprita. C'ha 14 ferite, gliene mancano 10. Quindi no. Il sotto bracket è morto. Ah, scusa, vedo solo 6. No, no. Okay. Già mi sembra che tiri abbastanza bene. Non riesco a sciogliere i dadi sulla stufa. Beh, nel microonde si mettono i dadi. Quindi, fase di movimento. Anche starà fermo per ciucciare un po' di devastating wounds. Spero che non ciucci solo quello, insomma. Perché... No, gli scorticatori si avvicinano. Mi scema la mente. Chiedo scusa. Vedi la donna? Questi cattori si muovono. Già sono messo abbastanza male così, insomma. Va bene, va bene. L'arca abbiamo detto sta ferma. Se sgravi. Mi solleva il fatto che l'altra arca non penso che farà molto questo turno.
Ma non è che ti può sparare il castello? 72 pollici, sì. Può ammazzare il castello. Non avevo visto che c'era il castello qua ancora. Sì, sì, c'è ancora lì. Batto scioccato, tra l'altro. Batto scioccato, confermo. I locust si muoveranno. Allora. Cosa vogliono? Vadano via. No. Non te li meriti. In realtà il castello è colpito, quindi puoi stare flitta e il tuo preti in cover. No, perché è un personaggio. Non puoi assegnare il personaggio. È un personaggio? È un personaggio. Non sai, non possiamo avere tutti i due tombini. Non ho più tombini io. Dicono tutti così, dicono tutti così, sì, sì. Non sono più modelli. Non ho più tombini. Che merda. Bugiardo. Che monnetta. Finalmente sì. Bugiardo. Che monnetta di mettere. Ma. Non vedo l'ora esca il codex. La poteria che è proprio monnetta. Esatto. Io posso muovermi l'arca perché non c'ho voglia di arcare. Io vorrei spostarmi sul... tipo 6 minuti. Così ti vedo lo stesso. Questo sull'obiettivo. Guerrieri. Guerrieri. Proprio loro. No, troppo capisci, dopo c'è la percezione. Non puoi capire. Scusatemi, scusate. Volevo. Non puoi capire. No, questo. Allora. Ma in realtà questi li potrei. Cosa sta facendo? Scusami. Ma li prende così malamente proprio. Usare l'abilità del monolite e spostarli qua. Ma io ti faccio un Overwatch, là, non mi interessa a me tutto questo. Io faccio un Overwatch. Ho detto, basta, ma sì, detto. Ormai è finita. Hai io Overwatch. Ho 3 CP, penso. 2. Sono appena ne avevi speso 1. Ah, giusto, sì. Sì, 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 sì. Perché stavo pensando 3? Non lo so. Uso un CP, vado 1. E ti Overwatcho con il granchio. Il laser a neutroni c'è un bel blast. Ha un so perché. Allora, intanto spara i suoi 12 colpi di stabber. 3, 9 e 12. Questa sta sempre, quelle sono mosse. 12 colpi di stabber. Ha 6 che esplodono. Questo è un bilico. Non sono in range di call, quindi ci sono 3 6 che esplodono in 6 colpi. 4, 5, 6. Hai 4. Hai 4 save almeno 0. Interessante. Interessante oggi. Salve tutti. Niente da fare. Il laser a neutroni. No, E quanta gente c'è là dentro ancora? Facciamo più. Quanti soldi ci sono anche fare? Cioè di sono personaggi? 12 guerrieri, 2 personaggi. Peccato, solo 2 di blast. Quindi sono 4 colpi di laser a neutroni. Perché il laser a neutroni è blast? Ah sì. Beh, in effetti anche nel mar. Al 6! Niente da fare. Altro. Aspetta, sono in... No, non sono in questa cosa. Niente. Bene. Quindi. Ci ho provato. Io spenderò... Ah, e... Al 5 più lo recupero. No. Io spendo un CP per far arrivare i miei cecchini in Deep Strike. Yes. Proprio loro. È proprio vero. Ancora cecchini? Sì, aveva 2 scatole da 5. Fa 3 pollici. Ma che vuole, mi scusi. Perquisisco il suo. Dottore, se ne vada. Dottoressa Necrompir, prego. Boh, per così che sparo lo stesso. Ma almeno lo tengo. Ok. Così ti sparerò al massimo con quelli, perché in questo momento io ho 5 e tu c'hai 6. Yes. Bene. Ce ne ha 3 sull'obiettivo, io ce ne ho 5. Spendo un CP. Hai già speso. Ah, per quello spendi i CP, ok. Monolito sta fermo. Molto triste. Non vuole fosse uno scenario. Ah sì, scusa, è l'altra H qua. Non l'hai già curata? Ah sì. Sai che non... Ah, sta anche tra sa. Sì, sì. Sì. Ah sì, perché è karma, sì, sì, capito. Oh! Bene, e basta, adesso non c'è più. Bene. Tiro. Bene.
arrivati adesso. Sono molto di cecchini, sono arrivati in midi con gli avversari. Che... Là, scorti... sì, ciao, scorticatori. Due distruttori locus che vedono i suoi colpi, sparano. Quindi sono 6 attacchi e gli altri non vedono niente, quindi niente. 6 attacchi al 3 che binano di 1. Perché... No, questi due autoferiscono. Yes. Perché sono al 5 più. Gli altri feriranno al 2 sicuramente. Al 2, forse 6. Sì. Dai, sono 4 salvezze di più meno 2. 6 salvezze, no? Sì, 6 2 fa da più 2. 6 salvezze al 5 vulnerabile. 4 morti. 4 morti. E quello è fatto. Arrivano subito. L'arca che si è mossa spara al Castellan. Yes. E con le sue armi secondarie, se ci arriva... Spara attacchino? Attacchino. Lo odia. Certo. Hai un meno uno per due motivi diversi, quindi... Quindi vabbè, al 4. Al 4 i 6 autoferiscono. Vai tiro. Schifo. Al 2, 6. Tacchino te, veramente, tacchino te, è difficile. Beh, c'ha comunque l'armatura già 3 più 1. Sì, armatura. Di 6 più 1 colpi sul castello. 4 colpi. Al 3. Al 2. Ok. Ho cover 3 con questi, no? Sì. E quella là, giusto? Sì, sì, sì. Quindi di... sarebbero meno 4. Meno 4 entro meno 3. Restano comunque a meno 5. Quindi cioè, 3 invulnerabili a meno 5. Quindi 3 invulnerabili a meno 5, devo tirarli due alla volta. Quindi 2 invulnerabili al 5. Ok. E vivo. 4 danni. E annullo questa ferita qua. E no, aspetta. No, tiro l'ultima a questo punto. Per annullare. Non annullo niente. Quindi si becca 5 danni? Sì, 4 danni, giusto? Sì, scusa, 4 danni. 4 danni resta con 3 ferite, okay. Perché se lo puoi ammazzare gli sparerei con qualcos'altro, tanto va bene. Uh-huh. Allora... Ti voglio far restare con il dubbio se morirebbe o no. Ci sta, funziona. Allora, tutti i guerrieri lì... Sì. Sparano sull'unità là. Sì, sicuro. Che sono... 3... 7... 13. Avevi un colpo più, fammi un colpo in più di cosa, perché era 15. Okay, però se l'avessi dato prima sicuramente avrebbe colpito. Sì, è vero, vero. Mi ha scombinato il karma, il vibe qua. Il vibe. È pesante. È vero. Io non so neanche come funzionano queste cose. Funziona. Non ho neanche mai guardato. Ok, sì, boh, cosa... ma questo deve fare la rigenerazione, perché i giocatori si perdono. Questi due volte sui tuoi sì. Cosi, al 4 più, binati, 5 più, autoferisco. Non sei in cover, a meno che non vuoi usare uno stratagemma per no, stratagemmare. Sì. Se devono morire, moriranno. Però mi togli il meno 1. Quindi mi fa intanto... Se vuoi puoi farmi direttamente già 11 salvezze ad AP0 e mi puoi fare le altre 4, 5, 6, 7, 8, 11. 11 e il 4. Muoiono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ancora 4 vivi. Era già morto il plasma là? No, il plasma là è vivo. 3, 6, 9, 10. Devo dichiarare prima la lancia fatta sopra su di loro. Sì, ok, vabbè, sono 4 vivi, non li rimuovo ancora. Finisci sì, di sparare, vediamo cosa succede. L'abilità, che va un'abilità, potrei anche decidere in qualunque momento. Sì. Io ti direi che va su... Chissà. Proprio vero. Andrà sul tuo... Ah no, lui c'ha il fino peno. C'è un fino peno 5. Andrà, se lo vedo, andrà sul tecno prete, poi vediamo. No, vabbè, dopo vediamo. Chi è questo tizio qua sopra? È un po'... Ma in caso no, Beh, se vuoi puoi farlo, dai, prima no, hai fatto l'altra cosa, potrei metterlo un po' più avanti, tanto. Questi non finiscono. Sempre sulla squadra. Sì, sì. Quindi vedo 6 già da sei salvare. No. E 5 da ferire al 3. Quindi sono 9 save al 4. E poi mi 6, 9 e l'altro. Sono ancora solo 4 vivi. Morte. Sì. Quindi le tre lance vanno a quel paese. E opla. No,
Vedrei lui o vedrei Castella Caul. Aspetta, già ci sono. Perché? Devo giocare a orchi? No. Ecco, con i green eye. Ah, scusa. 4 meno 8, cos'era? 8 meno 3, 4 danni, eh? Cosa? Che momento di Dego che l'abbiamo... Meno 4 danni 3. Quindi sì, qua 4 dadi a 4 più. Yes. A 5, non a 5? No, no, 4 a 4 più. Ah, ok. Sì, sì, perché state sempre tra 2, infatti ne fate 2. Ok, sono 2 ferite subite. Ah, giusto, 2 fino pain, grazie. 5. Fair play. Ma li posso tirare sui invulnerabili questi? I cecchini che non posso sparare? Lui può sparare qua, perché adesso ha pistola 6. Yes! Al 2. Però tu sei in coppa a coppa. Comunque ho stealth, anche stealth. Sì, quindi comunque te. Voglio capire se lui c'ha robe che ignora, no? Perché come tu ben sai, ignorava tipo l'Overwatch. Sì, sì, mi ricordo. Era più cancerogeno. Ma stealth non lo ignorerà, penso. Comunque. Ma dipende se hai tipo un'abilità che ti dice ignori i modificatori. Ah, ok, sì, certo. Cioè, appunto, devo pensarlo. Ci sta. Perché hanno messo tutti i personaggi insieme, poi hanno messo i guerrieri, gli immortali e poi lui. Ho presente anche nel mio codex così di dato smitato. Ma io posso fare Overwatch gratis, eh. Ok. Potevo servirti, vabbè. No, no. Ah, però quando tu mi spari un'unità entro 3 pollici da loro, lui può spararti indietro, vero? Anche questo. Ok, ok, è interessante questo. Però non ti ho sparato con nessuno che era in range da lui, sì. Penso. Perché con loro lui era dietro l'angolo. Sì, ti ho sparato con roba che era qua dietro. Al 5. 2 almeno 2. Danno 1. Almeno 2? Sì. Sono in cover? No, perché tu sei accanto a me. E quindi 2 all'invulnerabile. Danno 2? 1. Ah, danno. Però puoi ancora ammazzarmelo. No, non te ferite. Preferite. Un danno. Va a 2 ferite rimaste. Magico. 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 Allora, dai lui. Roma. Dai Roma. Oh, Romani. Lui sparerà con le sue secondarie. Qua. Questi cazzi e me coglioni. Giusto. E fu così. E proprio segnalati. Appropriamento culturale. Così, è arma primaria a sto punto qua. Mi hanno dato il colpo. Sì, sì. Hanno l'apocalisse di 6 1 colpi. 5 colpi. Yes. 2. Sono devastating qua. Era interessante. Non vedo devastating, vedo 5 invulnerabili da fare. Sì, 5 invulnerabili a 5. Ah, devo tirare un po' alla volta. Quindi primo invulnerabile. Salvato. Secondo. Sì. Terzo. Lo ignoro. Quarto. Morto. Vediamo se esplode. No. E lui quinto invulnerabile, sì, anche lui, al 5. No, morto. Quattro entrambi. E le 10 secondarie del coso, al 3. Queste lo conferiscono. Su, no, tacchino no, tacchino arrivano gli scorticatori. Ci spero. Ci spero. Al 3 perché c'è resistenza. 4 salvette. DP 0, quindi 4 invulnerabili al 4. Cioè, 4 lo salvezza al 4, scusa. Se arrivano più no, castello, su ca... No, su no, così! No, no. I 5... Vadi! Su di te, si viene tanto, non faccio una sega. Vai tiri! Perché non mi castro? Meno 2 da 2. 2 invulnerabili al 5. 2 morti. Oh, Dio. Non vuoi togliere quelli sotto il vestito? No! Ma porco. Ti sorprenderà, ma... No. Lui! Prego! Ti dirò... Il panettone. Però quell'altro spara anche in corpo a corpo col termico. Come hai detto. Sì? Che palle! Che palle! E gli piacerebbe ammazzarlo proprio. Ma anche no. Ma sai che ti dico? Ah, è vero, Blast! Il termico del suo è Blast? Sì, il coso suo e quell'altro sono Blast. Blast. Mi la giornata. Che tristezza. It's free real estate, boys. Che tristezza. Quindi, ti sparo con tutto sul tuo granchio. Sul granchio, va bene. 4 attacchi al 4 di cannoni della morte.
colpiscono in 3, uno genera di 3 colpi addizionali. 2 colpi addizionali, quindi sono 5 colpi al 3. Il classico che colpisce con più colpi quelli che ha sparato. Con dei cannoni laser. Questo è un brutto tiro. Questo fa cagare, ma vai. Due vulnerabili. Ecco, ma basta! Non ho fatto un invulnerabile ai 4! Wow! Quanti danni? 6? 6 fino appena al 5. Porco Giuda! Beh. Cosa succede? Sta partita. Che cosa succede? 3 di 6 colpi. 3 di 6 colpi di bomba. 10 colpi al 4. Cosa non capisco. È il contrario. Non capisco. Ok. Riesco al 5, ma i 6 sono 2 danni. No, 2 danni di sbastiti. Fammi 2. Altri 2. Ah, giusto, 2 fino a pe. Sto fino a pe, maledetto. Un danno subito, ancora 10 ferite. Adesso però quell'altro glielo può dare. Ah no, perché lui è un mostro, non vedo quell'altro. Può riparare lui, ma non gli può dare il fino pain. It's free real estate. Boh, che spara con tutto, cariche. Sì, solo sul modello veicolo. Scorticatore multicarica, Tizi e Kai. Tizi e Kai, proprio loro. Direi. Ci sono, direi. Metto più tizi sui Kai. Interessante. Non so come rispondere a questo. La lingua degli dei. questo è il linguaggio Necron, ti non capire. Sì, sì. Ok. In questo momento il Mac ha visto passare davanti agli occhi un 2. Oltre allo 0 è l'1, esatto. Non sa come comportarsi. Loro esistono così tanto tempo che possono. Io la volevo caricarti. Sì. Ma no. Ma no? Sì, quando qualcosa è comportato. Non lo so. L'Overlord anche se. L'Overlord sicuramente, sì, però non arriverai mi lì. Ma al massimo tu ti puoi disingaggiare e sparare con cosa? Con loro no, solo con i veicoli. No, carico. Okay. Perfetto. Loro niente, loro non posso caricare perché sono usciti dal monolito. Quindi attacco con gli scorticari. Prego. Uno scorticaro attacca. Anzi, facciamo così. Due scorticari attaccano. Il pollo. Perché io li odio. Odio. C'era così tanto. Odio i polli e odio i scorticari. Quindi sono 8 attacchi. La pelle del pollo della. Esatto. 4 attacchi. Ah, oh, scusa, in totale 8 attacchi al 3. Ricordate che sono da poco. È vero. Non ritarlo. Quindi colpisco con 5 che genero altri 5. Non mi piace. Sono binati a ferire. Erano al 6 però? No, al 5. Sono stato 4 al 6. Al 5, al 5. Al 5? Al 5? È stato 7. No, mi piace. No, il tacchino! Tacchino! Modello partita. No, il modello partita è lo Skitari con l'Arc Rifle che ha tankato una cosa come 10 colpi. 6-1-1. 6-1-1, quindi 6 al 4. E se ne passa, se ne entrano due, mo. È vivo. No! È vivissimo. Ma lo ucciderà il cecchino a testate. Ma quando? Sì. Quindi tocca a me, giusto? No, devo fare gli altri scorticati. Ah, gli altri scorticati, perdono. Quando non è servito, perché quelli che non colpiscono sono quello generato. Al 73 sempre, 74 al 4 combinato modello partita, scusate. Basta. Perché modello partita? Alla fine della partita decido che loro otterranno 3 punti esperienza per Crusade. Ah, 9 salvati, 9 ferite almeno. Okay, uno. Scusa? Perché modello partita? Okay. Crusade. L'antipatia per Crusade rampante. È bellissimo Crusade. 9 save almeno 1? Sì. 9 save al 5. Ne salvo 2, muore 1, 2, 3. Hanno 2 ferite, vero? Sì. Che birboni che sono. Quindi 3. 3 e mezzo. Non lo so, penso.
sono anche loro bellostra. Sì, sì, ma adesso ti massacrano nel ritorno. Allora, il punto è, io voglio attaccare prima il monolito perché... cioè, mi attaccherà comunque, ma vorrei cercare di togliergli ancora un paio di ferite subito. Quindi Cole attacca il monolito. 4 attacchi di Asha. Al 2. Cole ha 8 resistenza. 8 resistenza. 10 ferite. E questi 4 al 5, porta 8. 2 save all'invulnerabile. Che no, MVP? Ah, è boh, uguale, meno 2. Quindi scolta 4. 2 danni. Ma 5 ferite rimaste. 2 di 6 colpi di sciame di... L'avevo rianimato lui? Cosa? L'avevo rianimato il monolito, che sta via? Sì, l'avevo rianimato, aveva 5 ferite rimaste e 42. E 2 di 6 attacchi di sciami mecadendriti. Sono 2 attacchi di sciami mecadendriti. Al 3 colpiranno e feriranno. Questo rerolla. Bolla ribolla. Questi al 6. No. 4 attacchi di antiveicolo al 2. Questo rerolla. Questi 4 antiveicolo al 4. Sono 3 save. Scusa, no, 3 3 mortali. Va, 2 ferite rimaste. Posso rispondere? Certamente. No. Dopo detto. Ammazziamo monolito, ammazziamo monolito. Dopo detto come il monolito. E sparisce metà della legge. Monolito, 3 attacchi sul tecnopreto e 3 attacchi sul... 3-3? 3-3, dai. Ci stiamo. 3 sul su quello piccolo. A 3. Sono tutti. Sono 2. Yes. Vadi. 3. No, 2-3 danni. 3 invulnerabili al 5. 3 danni hai detto? 3 danni, quindi muore. Fuck. Quanto era? Quanto meno era questo? Meno 2. Non sono il 5. Non sono il 5. Penso, di essere, penso che l'armatura sia il 3. Sì. Io uso il mio ultimo CP. Ci provo. L'ha usato. Perché mi piacerebbe dopo... Ah, ho fatto una cazzata. Adesso non niente, devo mettere un, devo mettere lì una roba. No, no, Cole non può morire adesso. Esatto, quindi... E... Ups, pardon, pardon. Troppo zelo. Sì, è vivo! No! È vivo! Lo può uccidere con le asciate! No! Che palle, cavolo! Al 4. Ecco, forte. Un invulnerabile al 4. Sì, sì, cazzo. Quanti? 3 danni? Sicuro a piena vita. Sì. 3 danni subiti, ancora 7 ferite. Rispondi tu con qualcuno? Rispondo là a sto punto, chiaramente. Ups. Perché sono scemo, mi sono dimenticato di fare il rimasto. E questi qua con tutti quanti sui tutti quanti vogliono fare jazz, è proprio vero. Tutti quanti sui cecchini. Quindi quattro attacchi di sergente. Ah, deve stare qua, ok. Allora lui qua. Ah, sì. Non so come funzionano queste cose. Cosa? Non sono abbastanza che esperto. Questo qua è in contatto di basetta con gli scorpicatori. Mi deve attaccare loro. Con quell'altro che è in contatto di basetta. Può attaccare entrambe le unità, giusto? Mi pare di sì. Perché Simone basetta un modello che può attaccare. Fai modo sì, dai. Loro resistenza? 5? Loro resistenza? 4. E allora lui attaccherà comunque loro. Va bene così. Risolto facile. Con il sergente, no, con lui qua e con lui qua. Quindi col sergente sui cecchini, al 4. Entrano 2 e anti-fanteria al 3. 1, un morto. E con l'altro, 4 attacchi sugli scorticati, al 4. Al 4. 2 VP meno 1. Più o no, meno 2, vabbè, comunque non cambia. Penso. Penso che al 6 lo salvavi comunque, anche se avevamo 2, giusto? Sì. Ma tu al 4. Al 4, ok, vabbè. E puoi attaccare tu, con i cecchini. Vai, penso. Cecchini, tutti sul coso, sai cosa? Sul pollo? Esatto. Altra. Guarda che non siamo in ringraziamento qua, comunque. Al 6. Ecco, no, aspetta, hai fatto 4, al 5. Una. Un save, è quello che basta, è quello che basta, al 5. Al 3, scusa, al 3, meno 0, no? Sì. Ok. No, vediamolo. Vediamolo, no, vediamolo, 6 attacchi. Anzi, prima facciamo il pollo. Come 6 attacchi? 6 attacchi, gli è morto un veicolo tanto. Vicino. È incazzato. È incazzato. Prima facciamo il pollo, 4 attacchi sui... Pollo, sì, sì, pollo. Sui cecchini. Cecchino. 4 attacchi al 4. I 6 generano 2 a testa, quindi sono generano altri 2 e 3, 4.
forza 7 al 3. Ok. 4 save al meno 2. Sì. Perché non ha fatto il turno scorso, morti, però? Tutti no, no, sono andati. E infine l'ingegnere che ammazza il monolito. Un poco, ma vediamo se lui si fotte il bacio. E adesso però il momento clou è quando inevitabilmente succede sempre, non è mai non successo, l'ingegnere ammazza il monolito con i suoi 6 attacchi. Il monolito esplode soprattutto. Ma magari ne tiro 7 insieme perché l'ascia e il salvaguardia sono uguali, quindi 7 attacchi al 4 rollando gli 1. No, no, l'ho visto, l'ho visto. Forza. Questi 3 al 6. Maria. Danni 2. Maria, 1, sì. Un 6 va meno 2. No, disastro. Partita da buttare. Ma lei proprio. Sì, ma avete fatto anche il gesto. No, e no, 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 si è visto. No, 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 sì. Qua io non voglio più. È tutto in camera. Esatto. Cameron. Ok, direi che ho finito. Bella. E abbiamo finito questa fase di tiro. Sì, ho finito di attaccare. Ah, okay. E tocca a me. E peschiamo un paio di carte. Un CP in me. Io ho fatto una sega di secondaria. Peschiamo un paio di carte. Faccio che... No, oh, scusa. Magna. Per il secondaria e per il secondaria. Sì. E decido di... Primaria, direi. Il Battleshock lì conta. Fa un Battleshock lì subito. Ah sì, giusto. Battleshock del tacchino, dopo devo fare anche il Battleshock dei tizi. Tacchino, salvo. Ah sì, aspetta, prima devo decidere se... Mi tengo entrambe. Sì, inizio nel secondo. Allora, il tacchino ha superato il Battleshock. Tu hai deciso cosa fare con i tuoi... Ne tengo entrambe. Ok. E il tacchino ha superato il Battleshock, gli altri tizi lo superano. No. Quindi tuo? Sì. Quindi questo obiettivo io ho... E tu quanto hai? Io ho 2. E io ho 3. No, Paolo, male. Quel tacchino del cazzo. E io devo fare... Battleshock lì... No, là sono rimasti in 6, okay, e qua sono rimasti in 6. Ok, allora basta. Aspetta, quello è tuo? Questo è mio perché io ho 6 e lui ha 5. Tu devi fare recuperare con il coso. Allora, Cole recupera di 3. Quanti punti di primaria? Cole recupera tutto, ok. Perché ho fatto 5 e 6, sì, sì. Cole recupera tutte e il tizio neanche lo ripara perché non gli interessa e okay. Si dedicherà a menare il monolito. No. Cosa facciamo? Peschiamo le secondarie. Peschiamo le secondarie, bella idea. Investigate signals. No, non quello benissimo, non iniziamo benissimo. No, no prisoners. Tu adesso hai 2 CP, puoi anche pensare di cambiare una secondaria. Sto pensando di cambiare Investigate signals, perché tanto non ne uso per tantissime altre cose questo di questi CP, quindi cambierò Investigate signals. No, non te lo tengo. Capture enemy outpost. Per 8 punti vittoria. Così, di bruciapelo? Per 8 punti vittoria. Di sopravvivere, per occhio. Sì, la domanda è... La domanda è... Quel tizio mi ammazza di Overwatch o no? Non posso fare Overwatch free. Perché io posso fare fallback con il tacchino e fare fallback e charge anche. Però ho un po' paura. Quante ferite ha il pistolero? Un 6 o 7. Io ti potrei fare un pistolero, vorrei dire. Sì, questo è vero. Vorrei dire, però. Posso fare anche con entrambi in realtà. Proprio vero, non c'è niente da dire. Poi, ho fatto il rischio pericolo. 5 ferite di 65 tracce di armatura. E sono ve lo colpisce al 2. No, mi sa che mi ero fermo là. E speriamo che tu non mi ammazzi. Che forza è la sua arma? 6 meno 2. 1. Un bel 5. Allora. Lui resterà fermo per prendersi heavy. E sparerà tutto quello che ha su quei guerrieri. Poi riprende una cosa del genere. Cole può sparare il suo atomizzatore solare fuori dal combat, giusto? Certo. E quindi basta sparare il suo atomizzatore solare sui guerrieri. Basta che il bersaglio non sia in engage. Questi qua rimarranno fermi per sparare quello che hanno là. Loro. Vogliono venire
cioè non li vedo messi benissimo, sinceramente. Perché vorrei sparare anche con loro sui guerrieri, probabilmente. Perché quella roba là in fondo non la levo mai più. Quella è andata. Quella, il mobile da 6 locust. Quella c'è, no. e facciamo finta che non esista. Quella roba là posso ancora levarla. Monolito mi sa proprio di sì. Adesso se dici così però mi porti sfiga. Monolito che fa carabino. Sì, è vero. È proprio vero. E non riesce a buttare giù Cole. Il punto è che io ho fallback in charge, ma solo... sui veicoli? Due. Ho fallback in charge solo con i veicoli. Per far fallback con entrambi e sparare col granchio non ha senso. Non ha senso. Solo atomizzatore solare in ranged. Ma la pistola non prende. C'è da... ma può fare un danno solo. Niente da fare. Va bene. Quindi lui fermi, loro. Ma io strofavo con tutto, perché voglio ammazzare quelli là con più gente possibile. Quelli sono andati, se mi vuoi ammazzare, va bene così, insomma. Beh, è la vita. Sì. Lui spara con la sua pistola in melee. No. Sono dal tiro, sì, non c'è nient'altro da fare, quindi va bene così. E volevo usare un CP su un veicolo, no, non ha senso. Buonanotte. Quei necronguerrieri sono su un obiettivo? L'unità dietro, c'è l'overlord dell'oro che è sull'obiettivo. Però magari vorrei fare tank shock questo turno, quindi non lo faccio. Pistolina sui scorticati. Ma di scorticata. Al 4 perché è una pistola. Al 3 perché è un heavy. Forza o 5 o 6 comunque al 3. Devastating Wound? Oh no. No, no, penso che sia una fossa serpente. Oh. Salva il 6, hai VP meno 2? VP meno 1. No, allora. Sta a posto. Questa faceva 2 danni questa. Quindi lui ha fatto questi qua. Vada. Sì. Quindi sono 3, 6, 9 e 12 colpi. Quanti ne ho presi? 12, 3, 6. Sì. 12 colpi al 3. Questi al 4 antifanteria. Okay, un save a meno 0. Meno 0. Ignoro cover. 3 più di armatura comunque. Salvo. Ok. E due colpi di. Lì è morto. Arc rifle. Cosa? Perché lì è il primo prato a morire. Sì, quello era già morto. Uh-huh. E due colpi di arc rifle. Mani. Al 3. Forza 8 al 3. Devastating Wolf di 3. E questo salva almeno 2. Quindi due morti, cecchino, al 3. Il cecchino, no. Paura non ne ha. Peccato. Loro non hanno niente. Loro tutto quello che hanno sui... ah no, però prima volevo fare il blast. Cole non ha nessun altro target, atomizzatore solare sui guerrieri. Di 3 più quanti? Almeno 2, direi 2, no? Di 3 più 2. 5, 7, quindi 13 più 2, 3. Ah ok, quindi di 3 più 3. 6 colpi. 3, 6 colpi al meno 1 e non ho dottrina, quindi al 3. Overlord sempre dalla vanno a terra, ok. Perché mi dà anche un però al 3 comunque perché non attacco due malus. Sì, sì, ma quindi al 3 rollando gli 1. Ok. Quindi questi al 2, forza 14. Vediamo. 4 al meno 4. Go to ground. Sì, sei il più di vulnerabile. Quanto di VP sarebbe? Meno 4. 4 meno 4? Sì. Quindi 4 è vulnerabile al 6. Dai. No. 4 morti. 4 morti. Prendiamo questi. La pistola dell'ingegnere sempre su di loro. L'ingegnere può sparare fuori dal suo combat? No? Allora sparerà su Monolito. Quindi no. L'ingegnere su Monolito al 3. Colpisce al 6. No, l'ho vista, l'ho devastata in boom questa. E questo qua, tutto quello che ha sui... Laser neutrone sicuramente là.
No, gli stabber li sparo qua. Ok. No. No? Assi monolito di stabber, devi fare l'uomo. Assi monolito? Quindi? Se uomo ti macchina, spara dove la dico. Vero, vero. Dai, allora facciamo così. Facciamo... I tuoi diavoletti. Prima di decidere queste cose, prima di decidere queste cose, facciamo le cose garantite. Questi qua non sparano sicuramente su quelli, quindi tutto quello che hanno... Sei incettato? Posso sparare al monolito? Certo. Ovviamente. Guarda, lo vedi? In effetti. Ma sono in rapid fire, mi sembra. No, non sono mai, non sono mai in rapid fire. Sì, Titanic. Titanic questo è il Allora, l'antifanteria qua, okay. Il plasma qua, l'arc rifle su monolito. Questo ha senso, questo però ha senso. Heavy, quindi però sono heavy, quindi. Quindi un colpo di arc rifle su monolito. Questo è quello della stenting, basta, no? Sì. Boh, non serve. Un colpo di arc rifle, il 4. C'è stata una nostra speranza. 4, 5, 6, perché ho meno 1. Sì, ma ho il 4, 3, 4. No, ma non lo uso per questo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 colpi di antifanteria sull'antifanteria, al 3. Non mi aiuta questi. Antifanteria al 4. Quindi questo umbilico. Sono 4 save almeno 0. E ignoro cosa. 4 save al 4. Bello. Bello questo. E infine il plasma che verrà sovraccaricato perché dobbiamo vedere. Giusto. Dobbiamo vedere quanti plasma muoiono sovraccarico oggi, però solo uno. Non i due, più altro. Che non serve a niente perché non ho finito per niente. Ah, non ho finito. No, perché sarebbe al 5, comunque se farò sul monolito. Al 3 sull'unità di guerrieri, ho fatto così, va bene. Al 2. Un save almeno 3. Un save almeno 3 sul sì, monolito. No, perché lo devi dire? Perché lo devi dire? L'abile fatto. Beh, stavolta il monolito allora. E Hazardous. No. Quindi loro hanno fatto. Manca il granchio. Beh, allora, laser neutroni qua, e laser neutroni qua sicuramente, perché ha blast. Adesso però sono... Sì, sei di meno. 8, quindi sono prima. Sarebbe una cosa interessante, sparare gli stabber sopra. Come vuoi? No, lo stabber va qua. Ha più senso. 3, 6, 9, 12 colpi al 3. Non rerollo gli 1, non sono abbastanza vicino. Così e genero altri 2. Questi al 5, per prendere senza 5. Quindi sono 4 save almeno 0. Qua? Sì. Va bene così. E 3 colpi di laser a neutroni sui guerrieri. Altre. Non mi raggiungo, non è abbastanza no, vicino. Non è abbastanza vicino. Al 2. Okay. Un invulnerabile. Oh! No. Uno è stato cancellato dalla faccia dell'esistenza. Sì, il tiro è finito. Puoi ancora sparare con l'atomizzatore sui guerrieri. L'ho già fatto. Con l'atomizzatore di Cole? Sì, sì, l'ho già fatto. È stata la prima cosa che ho fatto adesso perché volevo sfruttare il... E cariche? Lui, qua. E chiaro, sì. Quanti attacchi hanno questi a testa? 2. Non so che faccio tipo perché tu no, perché c'è lo so, non vale la pena. Tanto non sono un colpo a testa, quindi va bene così, rimarranno là, va bene così. E a me ah, però posso anche togliergli dalla sì, carico. Questi là, cioè scusa, il granchio su quelli? Cipino. Il mio tank, no, però l'unico motivo per il quale entrare in melee là era tank shock praticamente. Beh, comunque te li blocco, sì, loro rollo. Okay. Ha senso comunque. Ci pure roll? No, che peggio! Da 3 a 2!
Non era destino. No, destino ha detto no. L'oro sui cecchini. Sì. No, che l'hanno. Stavo per vedere un 4. Va bene così. Tank shock. Cosa tank shock? Non è che ci fai per farlo, non so i carri armati. Perché sono fatti di metallo. No, non del tutto. Iniziamo qua. Carica, sì. Quindi vabbè, li mettiamo in modo da essere tutti melee, chiaramente potevano farlo. E sono 5 attacchi e poi sergente. Quindi 5 attacchi al 4. Vabbè, ok. Al 5. 2, 6. Almeno 0. Che schifo. Che forti! Cioè, senza neanche scomodare il sergente. Prego, mamma, decidi dove attaccarmi. Solo per notare. Signor, ci pensiamo noi. Esatto. No, ma sono tecno... cioè, sono schitari che sono andati su quello dei necro, quindi non è che li hanno distrutti, li hanno disassemblati. Quello muore lo stesso. Quello muore lo stesso, non aspetto. Qua, proteggiamoci qua. No, attacco il monolito. No, frega niente. Tanto sopravvive. Probabilmente è vero. La cosa se lui è un uomo, attaccherà prima col tecnoprete. Dopo è un mech, quindi quel che se mech sono quelli degli orchi. Ah, ma io c'ho 4 scorticatori qua. Boh, 2 e 2. 2 e 2? Sì, 2 sul polletto e 2 sui cosi. Tutto sensato. Sui cosi. Sui cosi. Questo sono 7 colpi addizionali. Che bella che sta regola, che figata che sta regola. Per quella, io quella permetto, singola volta io che, mi permetto che, di che sentire, vengono usati, che li uso, è fighissima sta regola. 30 al 29. Binato, non so quanto ti ferisco. Forza? 4? 4. Al 4. Normale. Meno male. Vabbè, ci sta. Sono 5, 10, 11 salvezze. Almeno 1. 6, 9... E gli altri 4. 11 gli altri... al 5. Morto. Ho tirato bene, ma non è bastato. Gli altri sul polletto. Vai. Vai, dai, il polletto, prendiamo in te. Altri 6 generano. Che periscono al 5. Al 5 binato. Mi prendo uno. Che te devo dire? Ma ci sono 4-5. 400 per adesso. Almeno uno, quindi ti salvi al 4. Sì, al 4. Bene. 4-5-4-6. 8 salvezza al 4. 3-6-7-8. Scattivissimo. Non fare un altro. Aspetta che mi fai venire a 5. No! No! Sì! Basta, solo per fargli venire male. Esplode? Esplode. Se ne porta un ultimo dietro nella tomba. Solo uno? Cioè, solo una mortale? Non direi di sì, ha solo 7 ferite. Uno via e questo si becca. È un Dead of the Mice piccino questo. Ma ci arrivava sull'arca? Possibile. No, sai che non... 6 pollici? Sì, sì, sì. Tirami anche su. Nel segno. Uno. Sì. Boh, quindi... Bene, massimo il monolito così scoppia. Sarebbe bello. Quanto scoppia il monolito? Aia. Di 6. Cole, con l'ascia. No, Cole. Al 5. Non può darle Cole. Niente. Niente. Non stai andando a tirare. 2 di 6. Meccadendriti. 6. Non hai anni che hanno migliore del penetrazione meno 2, no? No, esatto. Allora, no, 3, 6. Piuttosto mi pino l'arma. Al 3. Ora mando gli 1. Quattro al 6. Ok. Vipi niente però. Vipi niente. Al 2. È morto! No! Che tiro era? I meccadendriti fortissimi. No, non esplode. E questi quanti stanno No, non avevo sto messo oggetti, avevo cacciato gli outpost e no prisoners. Mi fanno prisoners. Fai uno di no prisoners. Dove li ho presi? Fanno prisoners qua e là. Che è ok, insomma. Più di quello che mi aspettavo. Però cavolo adesso... Ciuccia.
se adesso ti viene a prendere i guerrieri. No. consolida sui guerrieri, può farlo, no? Ci arriverà? Attaccami, attaccami. Sì, perché quello adesso non è più in corpo a corpo. L'altro non è più in corpo a corpo e non si è attivato, quindi non può consolidare. Esatto. Ti è venuto di culo comunque proprio. Scusa. Non si è appena andato. Non si è attivato, non può fare proprio contro i danni. No, è vero. Ok. Forse qua avevi dovuto rischiare l'Overwatch, ritirarmi e poi caricare. L'arca apocalisse e il coso. Posso sparare? Entrambi possono farlo? Eh sì, perché quello me lo fa fare gratis anche se è già stato usato. Ah, anche se è stato usato, ok, mi ero perso il anche se è già stato usato, che era importante. Non ti conveniva, ecco. L'attacco quindi su Cole, sono bruttino, tre sì. Guerrieri e il plasmante. Vadi, vadi. La Rulos presumo che mi faccia ricolpire gli uno. Cioè, solo in tiro, presumo, controlliamo. No, attenzione, mi fa quando voglio, cioè quando d'ora in poi non va bene, però due attacchi al 4 più del coso del plasmante, che viene agli 1, bellissimo, bellissimo. Oh. E tre attacchi di guerrieri, attenzione, bellissimo. Resistenza 8? 8. Sì. 5? 4. 4. Ah, però... bene, finito. Finisce il turno, io faccio no prisoners per due target, quindi faccio 4 punti di vittoria. E caccio nel mio outpost, lo scarterò proprio da un CP perché... Buonanotte. Alla fine del tuo, io faccio Stormwater e l'Objective, perché quindi controllo io prendo... uno che controllavi tu prima, che è il mio. 4 punti. Vero, vero. 5. È proprio vero. No, o uno che controllava lui all'inizio del turno, o lui non controlla nessuno e controlla di più. Ogni turno solo alla fine del turno. Ah no, alla fine del tuo turno. Boh, vabbè, faccio... Ah no, è vero. E allora mi conviene scartarlo perché quello lì lo... Perché dovresti prendere questo, ma per farlo dovresti... Scarto Storm Hostel Objective a sto punto, se non ha senso. Alla fine del tuo turno escono dal campo. Loro non possono, no? Sono in... Loro non possono, sono ingaggiati. Esce lui. Ha senso. Che ha Deep Strike. Che però quindi non si curerà a meno che non faccio cosa. Togliamo un'arca. Riserve strategiche non possono rientrare. Cioè, possono entrare adesso dove vogliono. Semplicemente... No, cioè comunque mi sembra un ultimo... No, no. Al secondo turno non me la zona di schieramento avversaria, terzo turno da qualsiasi bordo e per il resto non hanno restrizioni, semplicemente devo entrare dal bordo. Più di 9 pollici dell'avversario. Ah sì. Entro 6 dal bordo. Che direi che c'è spazio. Non blocco più molto spazio con le mie truppe. Io ti dico che... Quindi tolgo lui. Sì. E tolgo o i distruttori o le arche. Lui le posso sparare anche se in corpo a corpo, no? Yes. Io andrò a 2 CP nel suo turno tu. Tolgo i distruttori. Sei tolgo i distruttori. I distruttori, va bene. Li lascio un attimo qua. So sì, sì. Sappiamo che non sappiamo che non ci sono qua. Turno mio. Quindi tu non prendi quell'obiettivo. Sì, ce l'ha sopra. Cioè, ah, sì, sicuramente saranno sotto. Prendo un CP per autopassarlo. Ha senso. Quindi sono a un CP perché sarei a 2 e quant'altro. Quindi turno mio becco. 10 punti primario. Sì. Movimento. Quindi abbiamo confermato, perché al torneo c'era venuto questo dubbio. Quel coso là, basta che tocchi con lo scafo l'obiettivo per tenerlo? L'arca. Perché al torneo avevamo detto che non eravamo sicuri di questa cosa, ma... Visto che lo bersaglio lo targetti secondo lo scafo... Sì, sì, ok, va bene, va bene. E questa è secondaria.
La secondaria. Sì, forti della presenza, tutte le misure vengono. Extend battle lines. Buono. Direi che. Beh, autofatto. Ok. Direi che può. Sì, quindi movimenti. Anzi, battle shock, quello l'ho detto che l'ho speso in automatico. Altro non lo deve fare perché questo è sopra. Quelli altri a posto, sì. Quindi, rianimazioni. Scorticatori, due, quindi torno. Sono tornati a piena forza. Lui, Arcabella. Uno. Arca, l'altra non serve. I guerrieri. Posso abbinarlo, grazie alla loro abilità. Grazie. Grazie, allora. Grazie anche alle mie tre lauree. Con i 13 punti di primari di Giovanni, siamo a 48. Questo è il quarto turno. Vabbè, poteva essere peggio. Chiaramente d'ora in poi è tutto rotoli, però insomma. Questo fa almeno 5 punti di primaria. Se non, 35, se non gli tolgo le robe dal coso. Sì, in realtà può togliermi quei tizi con la con l'arca. L'arca lì da salvo. Basta facilmente. No, mi sposterò. Così magari ci vado anche vicino. Vuoi di 9 per controllarlo magari prossimo turno. Cosa dice? Che paura. Allora, sì. Quindi, movimenti. L'arca quest'altra si anche muove. Ah, uno era qua dietro, infatti, era nascosto. Nei miei cadaveri. Mosso, questi, vabbè, gli scorticatori avanzano. 3. 8 pollici comodissimi. 18. Mosso, quelli rimangono corpo a corpo. Senso. Deep strike, senso. Questo per fare le denial, che bisogna entrare sul suo turno, sai com'è. Volte gira così la roba. Perché devo essere 6 totalmente torso i pollici, quindi mi metto qui, perché lui c'ha. Lui c'ha cosa? Come si chiama? Non lo perdi. Ah sì, ok. E poi i distruttori arrivano. Ah, scusa, devo dichiarare la dottrina inizio turno. Sì, dicami. Certo, quella di pesa. Punto. Direi quella di difesa, anche perché adesso mi stai per sparare con tutti quei tizi là a Cole, che è nella mia zona di schieramento, che ha bisogno di un meno uno per al DP, quindi sì. Perché non arriverebbe al 3 più di armatura. Ed è in cover, quindi va al 2. Sì, è heavy, con le poche unità che avranno ancora dei fucili in mano alla fine della partita, insomma, magari beneficeranno di un più a colpire. Ok. Quindi... quello e quello. Grazie. Fase di tiro. Ah, Red Denaio non serve che faccio un'azione, ma tanto. No, sì, forse vedo l'oro. Quanto è di range con lui? 18, però ce la fa sicuramente. 18 pollici, 3 colpi. 6 colpi. 6 colpi. Ma ti pareva. No, ho perso metà delle pistole. Ignora come, tra l'altro. No! Disastro! 6 colpi almeno 2. Aspetta, lo cioè, 6 colpi al 2. Sui schitari in questo obiettivo al 2 4 salvezza almeno 2 in una cosa 4 invulnerabili al 5 3 morti, okay. Purtroppo non te li posso togliere dalla visuale di questo tizio qua, però vabbè, insomma, no, lo stesso. Yes. Più che altro al massimo me li puoi, no, tutti di loro, perché altri avversari non li ha. Sono morti? Sì. Ah, giusti, okay. Giusti erano morti. Li aveva smontati uno. No, magari. Quindi sono 20 colpi. Là, al 3.
No, posso fare questo? Solo io dico sono più. C'è Scrooge ormai. Ma questo, no, questo lo deve fare. Il giocatore non lo deve fare. È andato. Al 3, il 6 autoferiscono. Sì. Non so perché gli sto anche facendo tirare, potrei farli e basta. Vabbè. Non bisogna mai levare e basta i modelli. Ci fa sempre succedere. Al 3. Tipo Scarbrand e la mia sentinella. 5, 12. Vabbè, sì. Okay. 12 è dato in 0. Sono in 0, però. Sono in cover, quindi... 7, 10, 12, al 3. Sono morti, guarda, fatto. Bene, quindi questo è risolto. Il plasmante con la sua abilità sul tuo mech. No! Il mio ingegnere! Ingegnere di gran croce, 3 mortali. È morto. Perfetto. Addio. Tutti quanti vogliono fare jazz su Kaol. Yes. 18 colpi. Ma tirare un po' di save al 2. Sono Imiri. Quindi 18 colpi al 4 che bina agli 1. Potevi andare sull'obiettivo. Così bina un ci sarei voluto andare sull'obiettivo. Quindi 18 al 4 e 5 turno. Autoferiscono. Bino agli 1. Yes. E Bino gli 1. Abbiamo due che hanno colpito. Questo è un altro 4 che ha colpito. Questo autoferisce. Quindi quei 3-4 devono ferire al 5. Beh. Altri 2. Sono 10. 3, 6, 9, 10 al 2. Yes. Ne fallisco 2 e ne rerollo 1. Pure. Ah sì, sono al 2, mi fanno 2 danni ciascuno. Che cosa? CP. Mannaggia. Prende 2 ferite. 2 ferite. E... va a 8 ferite rimaste. Altro di tiro, l'altra arca non vede niente. Io ho 2 CP. Sì. Ok. Cariche! Sì! Distruttori su... su Kaol? Venga! No. No. Spendo CP e labino. Ci proviamo! Se ce la può fare il custode, ce la posso fare anch'io. Ho creduto nel cuore del custode. Giustamente. 12 pollici di cariche e via. Adesso ti sfascio... ma ti sfascio anche quelli adesso, non c'è problema. Kaol adesso ti fa da solo tutto il resto dell'esercito. Questo è bellissimo, ti esce Assassinate, tu usi il scontro epico e hai 3 personaggi in mischia. Pensa, sì. E li e smonta. Boh, c'hanno tutti invulnerabili, tranne uno. Sì, lo so, basta uno per 5 punti, ma per 11 c'è anche 3, passa la paura. Attacchi grossi su uno di 2 e i micro attacchi sul creeper. Così attaccano tutti e via. Vabbè, vediamo questi. Questo midi qua devastante. Non posso fare. Coso. Come? Secondario? No, che secondario? Secondario la fate tutte. È automatico. E... no, corpo a corpo. Dai! Lama del Lord, 4 yes. Attacchi al 2. Vai. Tu sei below strength? No, io dico di sì, no. Tutto. Non sono below strength. Forza. Quando? Resistenza 8, no? Sì. Al 4, quindi. Questi sono 4, mortali, 4 danni secchi. Ok, e l'altro sono un 6, va almeno? Sì, meno 3. Quindi vulnerabile al 4. Ok. No. 6 danni. 6 danni va a 2 ferite rimaste. Adesso è sotto 30. Mi serviva prima, va bene. E... ripetere questo detto prima non è stato utile. Esatto. E qua sono. Altrimenti devo ripetere di... questa qua, me la 4 invulnerabile. Quindi insomma. 12 attacchi di al 3. Ma comunque al 3, mi
Sì, sono distruttori. Sì, ok, però c'hanno un cannone in mano, non è che c'è. Fanno pom. Ah, lo usano come mazza chiodata. Non fa spento. Fa malissimo. Così vero. Adesso è. Bellissimo. E rispondi tu. Tocca a me. Vadi. Appunto che adesso ha più senso ammazzare i guerrieri. Elementare. Elementare, forse. È così vero. Perché lui non ha tanti guerrieri, quindi non ha ancora consolidato col... Perché lui è obbligato... Tutti i guerrieri si obbligato a consolidare lì, quindi per l'obiettivo. No, tu puoi consolidare. Però non attacchi. Perché niente. Fai non. Vabbè. O almeno l'ovelo te lo può potenzialmente occupare. Sì, ma è anche per questo che voglio attaccare i guerrieri, perché ha senso questo. Sì. Due di sei attacchi di sciame di mecadendriti, prima facciamo questo. Fammi sognare. Sette, la media. Sette attacchi al terreno rollando gli uno. Posso fare ogni turno o ogni round il coso? Del lord, dell'overlord. Cinque, forza 4 al 4. Tre save almeno zero. No, per round. Questo è il tuo turno? È no, il tuo. Questo è il mio turno. Quindi siamo in un nuovo battle round, quindi mi si è rifresciata la vita. So, quanto è il benedetto, scusa? 3 save a meno 0. 3 save al 4. 1 botto. Poi, 4 attacchi di Arc Claw. Ok. E al 2, per uno gli 1. Tutto poi 6 non sono niente. Forza 5, Devastating Wounds. Al 3. Non ho commenti. Tengo presente poi... che non ho commenti. 4 attacchi di Asha. Al 2. Per uno gli 1. Al 2. 3, 6, va almeno 2. 3 al 6. No, prego. Prego, vedi se me lo ammazzi tu. Come tiri che sto facendo è plausibile. Lo tiri che giusto per fare dei modelli dall'alto. Buonasera. E devo togliere qua 3? 3. Aspetta, faccio così, faccio fuori da colpo. 3. Eh sì. L'unico problema è che giunge la fine della fase, tu sei fuori coesione, devi togliere i modelli che... Tipo il Crypt che è un guerriero. Sì. Quindi... Il guerriero si salva. Guerriero si salva. Il Crypt muore. No, scegli il Crypt o rinuncire. No, il Crypt è con mortali. Lui quanti si cura? Si quanti di cura? Di 3. Di 3. Non tantissimo. Qua siamo tutti in... Siamo tutti in corpo a corpo. Ma sì... Ma dai. Ma diccelo anche noi. Ma sei obbligato a in corpo a corpo tutti i modelli? Tutti di unità. Fare puoi consolidare. Puoi consolidare, non sei certo. Puoi ammassare, non sei obbligato sì, a farlo. Pylon. Non pylon, se non così. Ok. Così. Ci siamo. Prego. Mi colpisca. Bonjour. Bonjour. Ci provi a colpirmi. Non mi tenti. 4 attacchi per ogni guerriero sono in 3, quindi 12. Vai. 4 attacchi per ogni guerriero. Che scemo, scusami. Ecco, vado. Un colpito. Ah, ok. Di no. 2 attacchi di lancia lanciante. Non colpisci neanche. Facciamo 4. E un crit. Ok, ha senso. È scemo, poverino. Ha studiato. E mo? Ok. Ok, allora no, tu fine, fai. Io faccio... Area Denier e Stand Battle Lines. Sì, 5 punti di Area Denier e 5 punti di Stand Battle Lines. Dei bellissimi 10 punti vittoria. Io pescherò due carte. Dopo dovrei fare battle shock. Tempting Target, la vedo dura. Tengo questo. E Assassination. Assassination è venuto fuori. Assassination la fai facile. Relativamente parlando. Come la faccio facile? Quando? Sì, sì. No, da 2 CP. Allora... Tenting Target tu lo scegli io automatico, quindi... sto pensando se rollarlo. No, hai già rollato un altro, puoi farlo solo una volta. Ah, giusto. Tenting Target, scelgo questo. Chi l'avrebbe mai detto? Quanto ha di OC? Ci sono i tuoi guerrieri. Quanto ha di OC, cosa? 4, 5.
Allora posso prenderlo. Tecnicamente. Sono 6 stronzi e gli tolgono uno di OC alla... quando si, si avvicinano. Faccio over. Ok, allora, Cole si ripara di 3. Cole, bene. 3. Cole deve fare anche... come si chiama? No, perché si ripara, ha 5 ferite e a metà. Quando si ripara? Ah, si ripara, penso... e una volta era alla fine della fase di fase di movimento, quindi non ti saprei dire. Se dice fase di comando, allora sì. Se dice fine fase di comando, inizio la fase di comando. E allora, così non mannaggina. Intorno a 5 ferite. Loro sono anche su, no? Rimaste. No, basta, non te ne fa niente. La domanda sono è... sono quanti CP? Quindi riferimi primari, assassini? Assassination e attenti in target. Okay. La domanda è, Cole si ritira o resta in BD? Perché mi hai fatto delle botte dure con quel coso, con quel combat scorso. Hai fatto 5 punti. Si vola, no. Signori. Cosa? Vediamo da lì. Eh? No, non c'è più niente. Okay, zero dai. Primario. Perché se ritiro Cole posso sparare con il granchio. Purtroppo Cole non ha lo stratagemma per ritirarsi e sparare, che sarebbe bello avere in questo frangente. E stai attento che poi io ti sparo in via. Avrebbe senso mettere mostri e veicoli, ma oppure non mettere i mostri nei codex. Ti sono libero di sparare, certo, con tutto, lo so. Il punto è che mi fa paura il tuo midi comunque questo turno, sì. perché fa male e non posso sparargli con il laser a neutroni perché sono i midi. A nessuno di... perché è blast. Puoi spostarti e sparare all'altro oppure farti un touch. Venire in melee è sempre un'idea sempre verde, dai. Come si suol dire. Il punto è che non sparerei a niente. Aspetta, in questo parte, appunto, non si recupera mentre sono in via, quindi 2 a 4. Andare a ammazzare il cecchino non ha molto senso perché non mi dice granché. Anche perché poi ha operato la regia di solitario. Sì, lo so, nel senso che mi dovrei avvicinare per sparargli. Dentro 12 pollici ci arrivo perché è qua 12, quindi potrei andare qua e sparargli, ma non ha senso perché appunto se voglio aiutare là, fare un tank shock per cercare di ammazzare un personaggio potrebbe aver senso. E vede una, vede l'altra, forse è più questa che quella. Vedo quella se torno indietro, ma se voglio aiutare di là, no, certo, devo venire di là. Dall'alto sembrerebbe sì, tu riesci a vederla. Però io mi muovo e vedo cosa succede, perché se faccio così... colpisce una mina vagante. Questa punta qua la dovrei vedere. Va bene. E quell'unità là si muove là vicino. E doveva avanzare, penso, per andare sull'obiettivo. Quanto è? In realtà... 6. Beh sì, facciamo che devo avanzare. E così mi risparmio l'agonia di doverti sparare e non farti abbastanza danni per essere importante comunque come questione. Quindi avanza con l'unità, con quello che basta, perché che basta, va bene. Gli bastava un pollice, appunto. E va di pure, mio Overwatch. Prendo un CP per fare Overwatch con l'arca e poi userò l'abilità del personaggio per fare un altro Overwatch. Quindi prima l'arca, vediamo se posso farlo. Sì. Sì. Usare lo stesso stratagemma gli costa 0. Bene, 20 colpi di Gauss. Dai, vediamo se mi ammazzi. Le mie ultime chance di fare qualche punto, quindi... 20 colpi, intanto tiro 10. Yes. Una. È entrata una. Che autoferisce anche. Yes. Te la tiro fuori. E questi sono gli altri. Ne vedo altri due. Quindi 3. 3 autoferiscono e save meno 0. Quindi al 3 perché sono in cover. Due volte. Sparmi anche con l'altro. Sparo anche con l'altro. Vediamo se finisce a ammazzarlo. Due. Ah, anche quello che riesce a fare. Ferisco il 2. Yes. 6 salvezze almeno 2, danno 1. E ignora cover, giusto? Ignora cover. Quindi 6 salvezze all'invulnerabile del 5. E ne sono già morti 2 dall'altra parte. Mi sa che sono morti. E sono morti tutti. Bene. Vediamo, così sono 5, si erano morti comunque, anche se andavo in media con l'altro tiro.
Boh, non li tolgo, li otterremo dopo. E il granchio spara al tuo, alla tua arca, okay. Quindi sono due colpi laser neutroni. Al 4 rollo gli 1 perché sono entro 6 da call. Mannaggia. Niente da fare. 1 al 3. Niente da fare. E gli altri armi? Non li sparo da te. Dai, non ha senso, ha ancora a piene ferite. Possono andare su. No, non possono andare su. Sì, perché no, scusa? Ah no, perché non sono un veicolo, è vero. Esatto. E no, colpo a colpo. Anzi, lui carica. Vai. C'è? Sì. E voleva andare solo sulla fanteria. Sì, certo. Sì, sì, e un CP per Tank Shock. Sono forza 6, quindi sono 8 dadi. 4, 6, 8 dadi. A 5. 2. 2. 2 mortali. 2 morire. Non ti hai distrutto, rimangono le persone di solitario. Yeah. Ah, e quindi... Non potrai attaccare il... Ma Cryptek rimane... Il Cryptek, se Colno muore dal suo attacco, il Cryptek possa ammazzarlo. Ok. Intanto attacca, il granchio. Intanto attacca il granchio. 3 attacchi al 4. Forza 6 al 3. Penso, no? 2 save. Danno? 1. Oh. Meno 0. Meno 0. Meno 0. 2 danni si ribecca. Ma perché? Ma perché? 4. Ne ho beccate 2. Ti confermo che abbia danno 1. Magari mi sono sbagliato. C'è danno 1 coi piedoni. Danno 2 coi piedoni. Danno 1. Pazzesco. Che avrebbe detto. Assassination. No. Yes. Distruttori. Corpe. Cioè Lord. Tutto. 6 a metà giù. Esattamente al 2 al 4. Yes, questo mi serviva. Ne spendo uno, 4 più. Però anche gli altri adesso. Potevo fare più a quegli altri, magari ti scappavo. Sì, forse ci stavo. Anzi, aveva senso. Al 3 più. Vabbè, ho fatto un pezzo. Riesco al 5. Okay. Però non avrei forza 4, dai, forza 5. Speriamo, ho fatto tanti 5. Forza 4. Ok, un save. Dai. Un 2. Se fai un 1 mi arrabbi. Oddio. Non rollo? Ha senso? Come vuoi. Io avevo tanto non intanto per cosa recipi, guarda. Ma due. Esatto. No. Ma c'è il Cryptek? Allora, adesso il punto è, quanti attacchi do al Cryptek e quanto voglio essere greedy? Super greedy. Non dirmi così. Il Cryptek ha due ferite rimaste. Due ferite rimaste. Mecca in resistenza? 4, salvezza 4. Non posso riportare in vita. Ascia anticarro, quindi lui, cade in diritto sugli occhi. Solo Ascia su di lui, tutto il resto sui distruttori. Va bene, faccio l'ascia. Al 2. Rollo questo. Sì, al 2. Sotto. 2 save, meno 2. C'era quasi. Il resto sulla squadra di distruttori. 2 di 6 di Ascia e cade in diritto. 3. Al 3 rollo questo. Sì, perché... 2 al 5. 1, un 6 meno 0. E 4 attacchi di Arc Claw al 2. Forza 5 al 5, direi. Sì, un save almeno 1. Allora. Sì. Ok, tutto posto. Tu fai 5 di assassination. Yes. Gli altri istruttori? Sì, è stato tutto attaccato tutto quanto. È successo molto meno di quello che si pensava. Quindi, 5 punti di assassinate e basta. Turno mi... di secondaria? Tenti target. Tenti target l'ho fatta, in realtà. No. Ah, non sono morti, sono morti! Sono tutti morti. È vero, sì, la scarto. Pardon, scusate. Mi ero dimenticato che erano tutti morti perché non li ho tolti. Sì. Quindi, turno mio... Un CP. Punto tuo. Battle Shock, non devo fare niente. Ah sì, scusa, alla fine del tuo turno
Tolgo l'H. Ha senso? Lei scende dalle stelle. Vado a togliere quei fanti da lontano. La metto già qua, subito. Ah, potresti prima vedere che obiettivi hai. Guarda, che ragione, che ragione, che bravo. Che fair player. Che fair player. Oh, dai, tanto lo score ormai. Bring it down. Uno o due. Le mie ultime due unità rimaste sul campo. Investigate sono... signals. Rip. Loro ne possono fare uno. E l'arca, se la metti nel posto giusto, poteva fare un altro. Poteva fare un altro. Avrei potuto togliere lui, in effetti, se non temo. Ho tolto solo l'arca. No, perché dovevi fare un'azione. Non deve essere nella tua zona di schieramento. L'azione la puoi farla comunque, no? L'azione la puoi farla comunque, anche se rientri. Devo essere entro 9 pollici, ma non sparo. Ho capito. No, l'arca anche spara, scusami un attimo. Dipende. Ma sì, direi anche di sì. Quindi, fase di comando, niente cosi, lui recupera sicuramente la ferita che gli mancava, lì non c'era niente da recuperare, quello sì, ma è perché ne ha 10 rimanenti, ma è nell'iperspazio e quindi non si può recuperare. Movimento, io faccio altri 13 di primaria. Yes, scontato. Oppete. Io devo arrivare totalmente entro 6 pollici, no? Dagli angoli. Va bene così, beh. No, dai, è quasi finita. L'incubo. La sofferenza. L'incubo è quasi fine. È quasi terminata. Ok. Sì, quella appunto sono scemo, mi potrò mettere dall'altra parte. Pace, non mi ricordo se l'ho già scartato da tanto non è che mi cambi. Cosa c'è? Cosa si è attaccato? Sei rianimata, hai trovato la testa. Sei rianimata, signori. Trovassi anche... No, ma questa è una trassata. Prima il mio cecchino non l'ha colpita perché non aveva la testa. È vero, mi piace. Cos'è questo? Alcune volte si vince, alcune volte si perde. Ehi. Che si perda. Necro merda. Fair play proprio. Guarda, questo sta qui. Perché tanto ho già preso l'obiettivo, non me ne serve altro. Sì, l'obiettivo pure. No. Quindi sì. Quello mi si sposta lì per fare al massimo caricarti caos. Io mi ricordo che quello ora c'era più ingaggiato per fare un Overwatch. Non mi vede. È dietro. Ma non è stata l'arca? Ah, beh, sì, l'arca la vede. Per la scienza? No. Con 2 CP. Sì o no? Va bene, lo faccio. Tanto non lo uso per nient'altro. Prima gli stabber, però. No! Al 6 generano. Bello, 1, dai. Rollo di 1. Sì, non ho detto, ragazzi, dottrine e cantico, sono sempre quelli. Sempre quelli. Guarda che roba! No, finché non lo fa solo il super cannonazzo. Ma il cannonazzo non ha sustain hits, purtroppo. Però così. 6 al 6. Zeri. Nice. Cannonazzo, laser neutroni. 2 al 6. Niente. Rollo questo. Sì. No! Al 3. Quanto più invulnerabile. Di 6 più 1. La depotenza, però. Grazie del consiglio. Visto che te non volevi, A me ha senso, il CP non li uso altrimenti. Quindi. È bracchettata, signor, sì. È bracchettata. Sparo. Ah sì, boh, lui si dovrebbe muovere, ma frega niente. Sì, lui attacca là. Sì, certo. 4 attacchi, con tutto. Yes. Tanti 4 attacchi, cos'è? 4? Bene. Colpisci con 1, ferisce, alta. Bellissimo. Armi secondarie. Prego. Traumatizzato da me. Colpo di laser della passata da parte a parte. È un Overwatch. Mi ha ristaccato la testa adesso. L'avevi appena ritrovata. Al 4. Mi aveva detto di mettere a posto la testa. E colpisco appunto al 4.
Però che figo, ma che... come cacchio ha fatto da sera qua? Che senso ci è arrivata lì la testa dell'arca? un altro 5 salvezza da P0 se in cover. Sono a 2 comunque. No. 5 save al 2. Prende un danno in testa. Non rerollo questo, no. Grazie mille. L'altra arca che parca. Cannonazzo. Mamma mia. Ui, sette colpi al 3. Questi. Non ha devastating perché comunque non rossa, è rimasta ferma. Sì. No, si è dovuto spostare un attimo. Al 3. Ok, al 3 di nuovo. 3. Non a te, no? Sì, yes. Per l'attimo. 4 salvezze al 4. 4 invulnerabili al 4. Mi devi fare 3, ok. Andiamo! Non rerollo 1. No. Ultimo CP. No. Vai, rimane una ferita. Sì. E di... dovrei essere incittata per almeno... E quanti sono? 4 danni l'uno, giusto? 4, quindi rimane... Quindi va una ferita rimasta, sì. Nice. Ah, e al 5 più recupero il CP. No. Però puoi fare il tiro per la Vrua. Ah, anche per la Vrua, giusto, sono 2. Niente. Non era destino. 10 attacchi, beh, armi secondarie. Cos'è? 4-1 per chi? È vero, è vero. Arbitro. Se può, il per play. Hai 36 punti di vantaggio, Giovanni. Solo? Ah, 30, sì, ho capito 6. Per 36, questo Giovanni. Per un attimo si è preoccupato. che ribadiamo al torneo il 93-92. Mamma mia, no, ti prego. Guarda, una. Fammi questo 2 più e via. No, ho già usato il DCP. No. È vivissimo, sta bene. Cariche Overlord multicarica caule cosa? Prego. No. 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 Secondo me no. Beh, Dio è qua. Ah, è là, scusa, sì, non lo vedevo, è dietro un muro, ok. Ci siamo. Ci siamo. Adesso il punto è quanto sarai greedy e quanto rischierai di non ammazzarmi. Vado tutto sul cover. Ah, ok, non vuoi ammazzarmi i granchi. Peccato. Quanti attacchi hai? 4. 2, 2. No. No, ne ho 3 in realtà. Danno 3 però. 3 al 2. Bellissimo. Però ferisco il 3. Perché porta 12. Prendo il mio ultimo CP per binare, questi sono 3 danni secchi, perché okay. È devastante. Vai, meno 3. Quindi vulnerabile. Salvo! Mannaggia. Due però è sotto, signori, è sotto la metà, quindi... E allora il punto è... Beh, tanto il personaggio della squadra di esterminatori non posso ammazzarlo. No. Quindi proverò a ammazzare l'Overlord. Ti riduco i danni di 1 e un 4 più vulnerabile. E riduci i danni di 1 e più 4 e il numero di, 6, di ferite? 6 tipo. Ah sì, che tra l'altro... No, va bene così. 6 okay. O 5? 6. Save? 4 più vulnerabile, 2 più di armatura. 2 più armatura. Meno 1 di danni, appunto. E c'ho ancora la sua abilità, perché questo turno mi sembra che l'ho usata, questo battle round. Cos'è la sua abilità? È quella, della quella CP? Del CP. CP gratis. Mm-hmm. Cioè, sì, sta facendo gratis, ho capito. Se attaccherò gli sterminatori. Magari mi resta vivo cose o se tiro bene. 4 attacchi di ascia. Hanno ferite quante loro? 3 l'uno. È il numero terribile. Perfetto. Allora comincerò con i mecadendriti. 2 di 6. 3 l'uno. 10, ho quasi visto il 12. 2, 4, 6... 8, 10, al 3, erano gli 1. Al 5, 2 save meno 0. 3 più. Era proprio la ferita che volevo fare. Mannaggia. Su quella che c'è la basetta rotta. 4 attacchi di ascia, al 2. Al 3. 3 save almeno 2. Ci serve al 5. Perché
di tirare morto così? Perché mi fai soffrire così? Morto uno. Quattro attacchi di Arclaw. Cioè, fa meno, almeno due danni, no? Fa un danno questo. A due. Ah sì, scusa, due danni di Asha, sì, scusa. Non ho capito. Sono questi quattro, forza 5, quindi al, qua, al 5. E sono due devastanti. Quindi due danni. Basta. Quindi ti rispondo? Vai, vai, risponda. Quattro attacchi al 2, che bina. Sì. Al 4, che bina. Yes. I 6 sono... Boh, è lui morto, sicuro. Yes, è andato. Beh, vedi se esplode, esplode. Non ha dubbi di mai. No. Spiace. Si esplodirà e rispondi ragno. Ah, è vero, sì. Importantissimo, guarda. A meno uno a colpire perché è bracchettato. Uno al 4, penso. Un save a meno 0. Che palle, è proprio quella di spray. Quante cose bring down? E un personaggio 10. Con 10 ferite. Quindi 3 più un altro perché sono tattiche. E investire il signal? E non l'ho fatto. Non l'ha fatto. Perché questo è fatto io. Vediamo le mie due missioni. Io potrei consolidare su di... Sì, sono 2 di base più 1 di 10 più 1 perché tattiche. Bring it down e fa una, 2 di base più una per ogni roba che soddisfa più una per le tattiche. Confermo. Sì, 10 più. No, 10, no, no, 10 più, più 15 14. Più 20 più. E io pesco le mie due missioni e vediamo se posso fare qualcosa. Cleanse behind enemy lines, posso fare cleanse se non batto sciocco, cioè se non muoio, se non batto sciocco qua, sì. Io farei un CP e autopassarlo. Ah, c'hai ragione, grazie. Quindi non puoi farle. Se ti metti a non posso farle. L'ultima cosa che posso fare è per sfregio cercare di ammazzare l'Overlord. Quindi vediamo se sono batto scioccato. Non sono batto scioccato. Disingaggia e spari. Uso un CP per disingaggiare e spari. Giusto a sfregio, questa ragazzi non serve a niente, ma lo io facciamo. Io spendo un CP per farti Overlord. Con non l'arca mi neanche... che tu mi hai ferito. Non mi vuoi dare neanche questo. Con l'arca che tu mi hai ferito. Chi di Overwatch colpisce? Che... 3 colpi di cannonazzo. Al 6. Al 6. Oi. No. Sì, sì, adesso la chiudiamo. Sì, basta. Basta. Ci siamo stufati. E 10 di secondario. Potrò farti che cose, ma in realtà non ci vedo. Ma sì, vedevi, come no? Un intanto c'è. Al 2. Ah, giusto, perché è autoferisce. Al 2. No. Va bene, dai, tiriamo gli ultimi tiri giusto per farlo. A sto punto io invece di sparare a quello, sparo a quella. Perché no! Mi sono offeso. Ma adesso sparo a tutto. No, non no, basta, prego, no, no, non gli sparo neanche i stab, ragazzi. Sparo solo i colpi di laser neutroni, tra l'altro, meno uno a colpire, perché... Ah no, ignoro le penalità questo turno se, per sparare, perché ho usato lo stratagemma. Perché l'hai evitato, sì, va bene. Lo stratagemma dice che ignoro qualsiasi penalità per farlo. Vediamolo. Eligible to shoot sì, sì. And you can ignore any role modifier to characteristics. Quindi al 3, no al 4. Due colpi al 4. Va di nuovo. È morto, 100%, guarda. Non è successo, cazzo. Al 3. Due save. Due vulnerabili. No! Che disastro. Che schifo. E va bene. Non mi hai ammazzato il granchio, hanno già una grande vittoria. Palle, però ferito. Benissimo. Abbiamo un totale di 75 per il Mac. Per il Necro. Sì, sì, no, continua così. A 35 per il Mac. Ma, con vai, un punteggio primario di 11 punti e di secondario di 14. Sì, perché poi 10 sono di pittura. Sì. Vabbè, dai, una partita. È stato divertente. Senza dubbio una delle partite di tutti i tempi. Esatto. Dai, sono riuscito a ammazzare il monolito, è già un grande successo per me, onestamente. Non so che altro dire. Il secondo turno ti uccido 5 così grossi, ma... Ok, a posto. Il secondo turno, sì.
ringraziamo per Fantasylandia che ci ha sponsorizzato per fare questa epopea. Possiamo dire a Codex in mano e Codex in partita fatti che quello Necron è più forte, quindi sapete che vabbè, ma Necron merda, lo sappiamo. Lo sappiamo. Però molto carino il distaccamento del trasporto. Si scopre che lo fanno mai da Sega. Però ci piace anche per questo alla fine. Il mio esercito non è fatto purtroppo, secondo me, in senso che non ho abbastanza modelli, non ho abbastanza varietà per supportare questo distaccamento, perché ci sono tante cose che si possono fare in più, e però è interessante. E dovrò riportare molto sicuramente prima o poi. Ci sto. Purtroppo i Castellan, appunto, semplicemente dargli l'abilità di fazione non è un granché, perché l'abilità di fazione non è che sia una cosa fenomenale. Quindi l'unica cosa che fa il detachment di per sé non è pazzesca, però gli enhancement sicuramente sono forti, e anche gli stratagemmi, secondo me. Serve per una lista meccanizzata. Yes. E se tu giochi più di unità di Castellan, tipo adesso non dico, giochi 2 da 4, sono quasi metà della tua lista di punti. Però tu puoi usare i CP per, come abbiamo visto all'inizio, dagli più 3 di movimento più 1 di carica, vanno lontano comunque, perché di base sono lenti. Se stai più che aumentando della metà della loro mobilità, è tanto. Sì. Secondo me puoi fare delle cose, insomma. Sì, ci sta, sono molto interessanti. Tanto questo distaccamento lo riuserò con la partita Monoctan, perché si gioca con la così da Monoctan quando arriverà. Però magari il prossimo sarà forse quello Canoptech, forse quello degli Overlord, bisognerà vedere. Però sono soddisfatto da questo cosa. Buono. Bello, bello. Ci piace. Sono offeso un pochino perché hai per la tua forza 18 sulle arche, però va bene. Così, è che sì. I tuoi castelli. Il primato una volta della forza più alta sul campo, la forza 16. Invece niente più da fare. Ricordo che in realtà comunque esiste il Tau e lo Shadow Sword. Tau quanto forza ha? 24. Forza 24 Tau? L'Under. Non male, non male. No, il Tau Sword. Ma anche la Tauner. Ma l'Hammer quanto ha adesso su che non è rotaia grosso? 20. Comunque ok, no, non fa schifo comunque. Sì, un colpo colpisce il 4. Figo. Se metto vicino un personaggio. Però puoi sfruttare i marker e le cose per... Sì, spendo altri 120 punti di tetra. Però, è tanto che potrei dare spendito. 2! Senti, a me piacciono i cannoni grossi sulle armi, come si vede dai... Ho visto che la gente dice che adesso non sono male i raggi eradicazione sui granchi, ma non li ho ancora provati. Ecco, quanto diffuso a 36 pollici o è pesante. Più che altro danno 3. Sì, sono forti per sciogliere marine, perché tu i marine li vaporizzi e basta. Eccolo qua. Eradication, dissipato a lunga range. Però sustain hits di 3 e in corta range appunto meno 3 con di 6 colpi bless sustain hits puoi fare delle cose portate, sì. Però mi piace avere un po' di anticarro, perché per il resto secondo me l'anticarro della lista purtroppo un pochino soffre, hai un po' di roba varia, ma bene, grazie per averci seguito un'altra magica avventura qui sul canale. È stato bello, ci si rivede prossima settimana il giorno 26 per gli elfi che si rivoltano contro il Babbo Natale. Quindi spero questa bella partita natalizia e spero che voi vediate come ogni altra live, ovviamente. E niente, buona serata e grazie a tutti. Buona serata e grazie. Arrivederci, buone feste. Buone feste. E buone botte. Buone botte.